Allora, io sono Tiziana Giannitelli dell'associazione Project Lab. E questo è il secondo modulo del percorso iniziato la settimana scorsa, Culture Lab 2.0. E la settimana scorsa abbiamo iniziato con un primo avvio di animazione territoriale e coinvolgimento degli attori territoriali e delle istituzioni. E oggi, con queste due giornate, entreremo nel vivo della progettazione partecipata attraverso la metodologia del Project Cycle Management e l'approccio al quadro logico e il ruolo del facilitatore nella metodologia GOP. Ci guiderà in questo percorso Serenella Paci, a cui passo la parola. Sono indipendente, ho tutta l'attrezzatura con me. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Serenella Paci, l'ha già detto Tiziana, lavoreremo insieme in queste due giornate, saranno molto pratiche, vedrete, molto concrete, faremo una prima parte di in plenaria di riflessione sull'approccio del Project Cycle Management, del PCM come tutti lo chiamano, e useremo una metodologia di progettazione partecipata che è il GOP. GOP sta per Goal Oriented Project Planning, è intesa come una progettazione per obiettivi. Quindi su questo poi approfondiremo e staremo due giornate. E vi ho chiesto di presentarvi nella parete, adesso vi chiedo di scocciarvi col nome perché così abbiamo modo di imparare a conoscerci in questi due giorni e è più facile lavorare insieme. Vi dico due parole di me, poi avremo modo di conoscerci meglio. Sono una consulente di processo, quindi sono una formatrice e una facilitatrice di progettazione partecipata, di processi partecipativi. Ho una società di consulenza che si chiama Poliste, stiamo come sede a Cagliari, in una città col sole come la vostra, e poi lavoriamo un po' in tutta Italia, quindi giriamo molto, vivendo in un'isola siamo un po' pendolari dell'aereo, dico io. E sono molto contenta di essere questi due giorni qui con voi. Io lavoro da molti anni ormai in Puglia, sono da tanti anni consulente del Formez e col Formez abbiamo fatto dei bei lavori, delle belle esperienze in Puglia di scuole di partecipazione. Abbiamo fatto, non so se qualcuno di voi li ha sentite, CAST si chiamavano, cittadini e amministrazioni per lo sviluppo dei territori, quindi volendo promuovere processi partecipativi. In Puglia in realtà molte delle politiche regionali sono politiche partecipate e sono sicura che questa possa essere una metodologia che voi userete, che userete nella progettazione. Io mi occupo molto di progettazione europea, oltre che di processi partecipativi. Insegno in un master dell'Università di Cagliari che si chiama proprio Master in Progettazione Europea e il mio laboratorio è un laboratorio pratico su DPCM, quindi di metodologia di progettazione europea. E magari prima di iniziare a entrare nel vivo, se volete fare una breve presentazione, ho capito che non vi conoscete tutti, quindi dovendo stare due giorni insieme, magari giusto dire di cosa ci occupiamo o da dove veniamo può essere piacevole. Tiziana l'ha già fatto, ma se vuol dire due parole. Allora, io sono una laureanda del corso di gestione delle attività turistiche e culturali e mi sto specializzando in management delle aziende culturali e sono socia di Dietro, che è sono avviato da circa un anno. Quindi. Ecco, per riuscire a attivare lo streaming è importante parlare nel microfono. E nulla, quindi al momento mi occupo di questo. Bene. Sono Simone Lia, sono laureanda nel corso di economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università del Salento, sono socia dei Project Lab e basta. Allora, io sono Federica Legittimo, sono la vicepresidente dell'associazione Project Lab, laureata in gestione delle attività turistiche e culturali. Basta. Quindi il gruppo proprio dell'associazione. Sono Francesco Marasco, anch'io faccio parte dell'associazione come socio fondatore insieme a Federica e Andrea, sono il segretario dell'associazione. Sono l'unica veste umanista dell'associazione, quanto a differenza degli altri sono laureato in beni culturali, nello specifico in archeologia. Io sono Paola Marsano, faccio parte dell'associazione I Project coi ragazzi, anche io sono laureata in gestione delle attività turistiche e culturali e niente. Bene, quello è la provenienza un po'.
Io sono Federica Anastasia, sono laureata in scienze politiche, ho una specializzazione in comunicazione politica. E mi occupo soprattutto di comunicazione, sono una giornalista, scrivo per quotidiani online e sono un addetto stampa per varie associazioni, in particolare adesso per un gruppo nascente di un progetto bibliografico che si chiama Il Culturista. Grazie. Sono Emanuela Corliano, appena laureata alla Triennale di Beni Culturali. Ho fatto un corso in promoter turistico in questi anni con i fondi comunitari. E basta, sono molto interessata alla promozione del territorio. Bene. Io sono Judy Civana, mi sono laureata da poco in scienze politiche e stiamo creando un gruppo che è nuovo, Il Culturista. Un gruppo? Un progetto culturale. Io sono Gloria Di Mauro, sono laureata in giurisprudenza, per me è il primo approccio con la progettazione, ma sono interessata ad apprendere i principi della progettazione per eventualmente applicarli anche nel mio settore. Certo. Sono Elisabetta Palma, sono laureata in urbanistica e sono il presidente di un'associazione culturale. Che si occupa? Di promozione. Io sono Laura Zimmari, laureata in filosofia e sono vicepresidente dell'associazione. Io sono Sara Greco, sono laureata in sociologia. Questo è il primo approccio con la progettazione. Il mio obiettivo sarebbe i laboratori urbani e quindi volevo un attimino approfondire l'argomento. Buongiorno, io sono Maurizia e studio gestione delle attività turistiche. Voglio un po' capire, conoscere un po' questi argomenti. Claudio Dattis, sono un filmmaker, ho fatto un master negli Stati Uniti e sono qui per imparare a progettare. La Puglia Film Commission funziona? Funziona bene? Sì. Bene, prego. Salve, sono Elisabetta Carracchia, laureata in gestione delle attività turistiche e culturali e anch'io di Project, quindi sempre dell'associazione. Sì. C'è una grande prevalenza di temi turismo, beni culturali, vero? Facciamo subito rompere il ghiaccio appena arrivata, stiamo facendo una breve presentazione. Buongiorno, scusatemi per il ritardo, sono Maria De Angelis, abito a Grottaglie, in provincia di Taranto, ma lavoro a Lecce. Mi occupo di associazioni, in particolare del ruolo che le associazioni di volontariato hanno nell'influenzare le politiche del territorio. E ho appena finito il dottorato di ricerca in sociologia e in ricerca sociale su questa cosa. Bene, bene. Poi quello che noi faremo... c'è freddo? Quello che noi faremo in questi giorni è lavorare su una metodologia di progettazione, no? Quindi il mio obiettivo è che voi da dopodomani la possiate applicare ai settori più diversi, no? Quindi è chiaro che in queste due giornate ci concentreremo molto sul percorso metodologico, quindi quello che vorrei che fosse oggetto di apprendimento, di esperienza in queste due giornate è il percorso di metodo. Ma come usciamo dalla plenaria, iniziamo i gruppi di lavoro, è chiaro che useremo anche dei contenuti, e a me va bene che usiate anche i contenuti che vi stanno cari, no? Quelli su cui lavorate quotidianamente, su cui siete impegnate. Quindi va bene se magari useremo dei temi appunto sulla cultura, il turismo, la valorizzazione del territorio, salvo poi ricordarvi, e lo farò spesso, che il nostro obiettivo non è in queste due giornate produrre dei progetti di qualità, quanto capire come, quindi più il percorso di metodo, perché a volte quando si lavora su contenuti che ci stanno a cuore, poi stiamo molto, troppo dentro i contenuti e magari usiamo il tempo, no, per discutere i contenuti, invece un po' vorrei che usassimo bene queste due giornate per portare a casa proprio la capacità di gestire il percorso di progettazione, va bene? Di progettazione partecipata, ricordiamoci che PCM ha questo accento forte. Tra l'altro, quello che abbiamo concordato con Tiziana e con il gruppo che promuove il laboratorio è di mettere l'accento, c'è un trasferimento di scotch in atto, di mettere l'accento in queste due giornate molto sulla progettazione partecipata e quindi sul ruolo del facilitatore nella progettazione, nei workshop di progettazione partecipata. Spesso quando io faccio formazione su PCM magari sono più progettisti, no? E quindi vogliono
più un accento sul quadro logico, piuttosto che io invece tendo sempre a portarlo sull'aspetto della partecipazione. Adesso vediamo il perché, perché è uno dei punti forti dell'approccio del PCM e della metodologia GOP. Quindi, di cosa parliamo oggi? Ecco, un'altra cosa che vi voglio dire è, anche se questa prima parte del lavoro è più dedicata magari a una riflessione, io non uso da tempo le slide, non le amo molto, io uso molto una metodologia che si chiama Metaplan, ho fatto la settimana scorsa un laboratorio dal basso a Ceglie su questa metodologia, una metodologia tedesca che utilizza la visualizzazione. E quindi mi trovo meglio, mi piace che man mano e pian piano in queste due giornate allestiremo un po' tutte le pareti di questo bellissimo spazio che ci ospita, e così in qualsiasi momento potremo tornare su una cosa che abbiamo detto, riflettere nuovamente. Quindi tutto quello che io racconterò poi lo troveremo man mano a parete. Allora, Project Cycle Management è un approccio promosso dall'Unione Europea negli anni 90. Sono un insieme di strumenti che nascono anche molto prima, già dagli anni 60 alcuni, principalmente in ambito di cooperazione per lo sviluppo, e che l'Unione Europea a partire dal 93 ha, come dire, sistematizzato e promosso. PCM si basa su, io dico, due aspetti fondamentali, nasce con due obiettivi fondamentali che sono: uno, migliorare la qualità dei progetti, quindi, come dire, il risultato dei processi di progettazione, migliorare la qualità dei progetti; dall'altro, migliorare il processo di progettazione. Come migliora il processo di progettazione? Con il coinvolgimento degli attori rilevanti, dei beneficiari degli interventi. Ecco perché parliamo di progettazione partecipata. Quindi, secondo l'approccio del PCM, ogni intervento, ogni progetto, quando io dico progetto possiamo pensare anche a programma, piano, noi usiamo per esempio PCM per fare pianificazione delle attività dentro le organizzazioni, no? Quindi diciamo progetto, ma voi potete pensare che si possa applicare in ambito di programmazione, in ambito di pianificazione. E ogni progetto deve essere una risposta, una soluzione a un problema individuato. Allora ecco perché è importante partire dai problemi. Allora, chi meglio di chi vive ogni giorno un contesto che sia territoriale, un ambito tematico, no? Conosce quali sono le criticità da superare e quindi verso quali obiettivi, che soluzioni cerchiamo per migliorare la situazione di partenza. Allora, questo è un aspetto fondamentale dell'approccio, ok? Quindi migliorare i progetti, ma migliorare i percorsi, i processi decisionali di progettazione. Ecco perché la progettazione partecipata, la metodologia di progettazione partecipata di PCM si chiama GOP, è una metodologia di progettazione per obiettivi. La progettazione per obiettivi si contrappone un po' alla più tradizionale progettazione per attività. Se ci pensate, molto più spesso si decide che cosa fare, non dove si vuole andare. E allora vi chiedo, tutti noi abbiamo in mente degli esempi di progetti che sono un po', noi le chiamiamo a volte cattedrali nel deserto, delle cose che sono nate e che poi non sono state di nessuna utilità, a volte sono chiuse perché non c'è stato un pensiero di sostenibilità nel tempo, perché forse non c'era bisogno, non c'era un bisogno, un problema alla base di quella idea, no? E ancora troppo spesso invece si progetta così, un'idea,
Quindi questo è il lavoro che faremo. E in qualsiasi momento interrompetemi, fate esempi, domande, riflessioni. C'è qualcosa che ci vogliamo dire su questo? Ok, qualcuno di voi ha già un po' di dimestichezza con Project Cycle Management? Tiziana, forse sì? Qualcuno di voi ha mai partecipato a un workshop di progettazione GOP? Sì? Di progettazione partecipata con altre metodologie? Facilitati con altre metodologie? Con questo? Bene. Allora, proprio perché PCM vede il partire dalla criticità per trovare le soluzioni, mi piace raccontarvi il metodo a partire dal perché nasce. Perché l'Unione Europea a un certo punto ha pensato di mettere insieme un gruppo di esperti che ottimizzasse, valorizzasse, sistematizzasse quello che erano le, diciamo, gli strumenti di progettazione che venivano usati fino a quel momento. Quindi nasce negli anni 90 perché? Quali criticità nei progetti? Se si è pensato di elaborare una cassetta degli attrezzi, la possiamo chiamare così, per la progettazione, è perché ci si è resi conto che venivano finanziate, erogate grandi risorse per progetti soprattutto di sviluppo del territorio, di aiuti per lo sviluppo, di cooperazione, e che questi spesso non davano i risultati che ci si aspettava. Perché? Allora, si è partiti ad analizzare quali criticità nei progetti, e queste sono le criticità. Poi vediamo come quindi lo strumento le vuole superare, no? Cosa c'è dentro questa cassetta degli attrezzi per provare a risolvere le criticità più diffuse nei progetti. Allora, questa è la prima, importantissima. Obiettivi confusi e irrealizzabili. Molto spesso ancora noi leggiamo dei progetti dove gli obiettivi, dico io, sono altissimi, poi vai a vedere e hai 50.000 euro e 6 mesi di orizzonte temporale. C'è un po' la tendenza a dire, a scrivere che con i progetti risolviamo tutto. Questa è una forte criticità. Un altro elemento di criticità è la scarsa attenzione al contesto di riferimento. Progetti taglia e incolla, ne abbiamo, ne vediamo. Quello che va bene nel Salento forse non va bene nel Sulcis-Iglesiente in Sardegna. Però questo, che a dirlo così sembra una cosa assolutamente scontata, vi assicuro che è ancora una forte criticità. Noi vediamo progetti di turismo sostenibile in aree di forte inquinamento con la più grande raffineria del Mediterraneo. Turismo sostenibile, lì, capiamo, non so, no? Spesso, questo è quello che io voglio far passare, spesso non si parte da un'attenta analisi del contesto di riferimento, del contesto dove quell'iniziativa vuole essere portata avanti. Analisi di contesto intendiamo anche l'analisi degli attori, della comunità di riferimento, degli attori rilevanti. Se parliamo di beni culturali a Lecce, avremo degli attori rilevanti nel settore dei beni culturali a Lecce, attori che possono portare un contributo alla riflessione, quelli dobbiamo portare dentro, ok? Quindi criticità che veniva osservata, questa scarsa attenzione al contesto, e insieme a questo anche una scarsa attenzione ai bisogni, alle aspettative, e scarsa partecipazione dei beneficiari. Io decido, un gruppo di esperti a tavolino decido cosa serve per i beni culturali a Lecce, ok? Questa è una pratica ancora abbastanza diffusa. Un altro aspetto di criticità che veniva rilevato è questo: scarsa attenzione alla sostenibilità del progetto. Poi vedremo cosa intendiamo per sostenibilità, perché magari la prima cosa che ci viene in mente è la sostenibilità ambientale, bene, ma non solo. Economica, nel tempo,
Ha senso un progetto se i benefici totalmente finiscono come chiude l'ultima giornata di progetto? Parliamo, forse, no? Quindi questo è un altro aspetto, poi ci torniamo. Ancora fondamentale, scarsa attenzione alle fasi di monitoraggio e valutazione. Ancora il monitoraggio e la valutazione viene vista come un qualcosa che se posso non faccio, no? E invece poi vedremo quanto è importante per una serie di motivi, per avere il polso del progetto che stiamo portando avanti, per riprogrammare, per valutare quando finisce, per decidere dopo che cosa faccio. Quindi questi sono, come dire, le riflessioni, un po' le criticità che venivano evidenziate quando si è deciso di progettare, di costruire questo approccio del Project Cycle Management. Allora adesso vediamo quindi perché lo strumento si basa su alcuni principi che andremo a vedere, ovviamente vogliono essere una risposta alle criticità individuate. Allora, i principi del Project Cycle Management, io ne fisso 6, poi nei manuali ovviamente troverete tanto di più, poi se volete vi posso magari far avere dei materiali, c'è il primo volume, la pubblicazione dell'Unione Europea, c'è una pubblicazione in italiano del Formez, un po' più spostata su cooperazione e formazione, c'è il manuale ultimo della Commissione del 2004, quello in inglese solo. Ma per dire, ovviamente sono testi molto lunghi, io un po' faccio quello che per me è importante di concentrato, no? Del metodo, quindi per me è importante fissare questi 6 principi. Adesso li elenchiamo e poi in queste 2 giornate li prendiamo uno per uno e entriamo dentro, vediamo in cosa consiste e come funzionano. Il primo è il ciclo di vita del progetto. Ciclo di vita del progetto ha 6 fasi, nell'ultimo manuale trovate 5, non è importante, poi vi dico cosa è stato accorpato, e quindi ci stiamo dicendo che il progetto ha un andamento ciclico. Le fasi che poi vediamo sono la programmazione o macroprogrammazione, l'identificazione, che chiamiamo anche analisi e identificazione, quello che in inglese poi è identification, progettazione, finanziamento, l'attuazione e la valutazione, intesa come fase finale. Poi costruiamo il nostro... Allora, ho pensato che faccio appena di... spazio, abbiamo un... Ok. Così poi io sto ottimizzando lo spazio perché io ne uso molto, ma poi non ne abbiamo. Ditemi. Allora, ciclo di vita del progetto. Il secondo, ne abbiamo già parlato, ne riparliamo adesso. Orientamento al beneficiario. Abbiamo detto 2 macro obiettivi: migliorare la qualità dei progetti, ma migliorare i processi di progettazione. Come? Coinvolgendo orientamento al beneficiario. Magari non sempre riuscirai a fare i workshop come li vedremo in queste 2 giornate, però tu ti devi chiedere chi sono gli attori e che criticità individuano. Allora, se non riesci a farlo attraverso un vero workshop di progettazione partecipata, lo farei con delle interviste, con 2 telefonate. Quello che voglio dire è l'attenzione a mettersi dal punto di vista del beneficiario delle politiche. La metodologia che permette questo in PCM è il GOP. Come vi ho detto, una metodologia di progettazione per obiettivi. Ok? Di questi primi 2 principi, con questi primi 2 principi lavoriamo in particolare oggi e domani iniziamo a vedere la struttura logica del progetto. La struttura logica del progetto non è altro che una matrice
di progettazione che si chiama quadro logico, logical framework, è una matrice di progettazione per obiettivi, è in sé per sé una semplicissima matrice perché ha quattro livelli che sono obiettivi generali, obiettivo specifico, risultati e attività. La cosa su cui noi staremo molto è come si costruisce la matrice del quadro logico, che per chi fa progettazione partecipata è il risultato di un percorso che va dall'analisi dei problemi alla costruzione degli obiettivi e quindi dalla matrice del quadro logico. Se la matrice è costruita in questo percorso, che vedremo in questi due giorni, la coerenza interna del progetto è perfetta, è garantita. Se la matrice del quadro logico è scritta a tavolino, a volte trovi delle attività che non portano a nessun obiettivo o trovi degli obiettivi a cui non corrisponde nessuna attività. Poi man mano queste cose, man mano che centriamo, diventano più chiare. Altri aspetti fondamentali che vedremo domani sono la sostenibilità del progetto e vedremo che ci sono fattori rilevanti per la sostenibilità. Un altro aspetto molto importante è la standardizzazione dei format. Cosa vuol dire questo? Che a volte ancora qualche, sui bandi di progetti europei, tutti i bandi hanno i formulari, ma ancora capita qualche volta che su bandi regionali tu non hai un formulario di riferimento. E questo è un problema, è un problema per due motivi, uno per la qualità del progetto, perché io posso essere un bravo progettista e so che per me è importante che inizi con un'analisi di contesto, che poi ci sia quella parte, quella e quell'altra, ma magari io non sono abituato a progettare, non ho nessuna guida e come faccio io valutatore, vi chiedo, a valutare, confrontare due cose, due oggetti completamente diversi, quindi PCM dice fondamentale standardizzare e questo garantisce criteri di qualità per chi progetta e garanzia di trasparenza perché sto valutando due oggetti che sono uguali nella struttura, va bene? E PCM in questo propone un indice, che poi non lo troverete mai così, però per noi progettisti invece è fondamentale perché tu sai che per garantire qualità a un progetto quelle sono le componenti. Magari non le trovi mai in quell'ordine, a volte neanche la matrice del quadro logico, ci sono progetti di cooperazione europea dove trovi esattamente la matrice del quadro logico, ma sono ancora pochi, pochi programmi, in altri casi magari ti chiedono da una parte la finalità non è altro magari che l'obiettivo generale, dopo un po' si ricordano di chiederti i risultati, non ti chiedono le attività ma le azioni, non è importante questo, l'importante è avere un bagaglio, no? E poi saperlo adattare alle richieste. Ancora, ecco qua, su questa parola sistematica torneremo, quindi altro principio chiave del project cycle management è struttura sistematica per il monitoraggio e la valutazione. Vedremo perché è sistematica, perché nella matrice del quadro logico a ogni livello corrispondono degli indicatori. Indicatori che mi dicono, mi aiutano a capire durante il lavoro di monitoraggio se io ho raggiunto quell'obiettivo, ho raggiunto quel risultato, sto realizzando le attività che dovevo realizzare, ok? Quindi il monitoraggio non è altro che uno strumento per la valutazione, ok? Quindi, sei principi. Mi piace dare un quadro un po' più aperto di quello che è Project Cycle Management, perché secondo me è importante averlo un po' come bussola, orientarsi. Magari nel progetto che facciamo domani non riusciremo a usare tutto, ma sappiamo che ci deve guidare, no? È verso questo che dobbiamo pian piano arrivare. Allora, adesso lavoriamo principalmente su questi primi due. Domande, dubbi? Curiosità? Tutto chiaro? Allora, Tiziana, vuoi dire qualcosa?
abbiamo detto, iniziamo e prendiamo il ciclo di vita del progetto. Abbiamo detto cosa vuol dire ciclo di vita. Vuol dire che abbiamo 6 fasi. Iniziamo dalla programmazione, chiamata a volte la trovate come macro programmazione. Poi vediamo cosa c'è dentro. Poi andiamo all'identificazione. Perché è qui che identifichiamo l'idea progettuale, vediamo cosa c'è in ognuna fase. Proseguiamo con la progettazione, col finanziamento, se il progetto viene finanziato va in attuazione, ok? E queste sono le 2 fasi che trovate accorpate, perché in realtà questa non è una vera e propria fase di progetto, è un passaggio formale, burocratico. Se il progetto viene finanziato ovviamente va in attuazione, altrimenti no, ma magari in alcuni nuovi manuali trovate le 2 fasi accorpate, ok? E quindi diventerebbero 5, ma importante capire. Ancora l'ultima, la valutazione, che è chiaro che come fase è la valutazione, si chiama ex post, la valutazione al termine dell'attuazione del progetto. Che cosa ci dice quindi? Abbiamo detto 6 fasi, ma abbiamo detto ciclo di vita. Questo vuol dire che dalla fase di programmazione si passa alla fase di identificazione, si va alla progettazione, dalla progettazione al finanziamento. Se il progetto, abbiamo detto, viene finanziato, va in attuazione. Al termine dell'attuazione c'è la fase di valutazione ex post e infine dalla valutazione, questo è un aspetto importantissimo, dalla valutazione ritorno alla programmazione. Quindi la fase di valutazione ex post di un progetto dovrebbe dare input per la riprogrammazione. Succede? E se pensate, non so se voi lavorate o conoscete comunque i fondi strutturali, quindi i fondi dell'Unione Europea, anche tutta la programmazione regionale dei fondi di sviluppo regionale, quindi parliamo del FESR, le sigle che pian piano entrano nel nostro quotidiano, del Fondo Sociale Europeo, quindi l'FSE, del Fondo per l'Agricoltura, del FEASR, il Fondo di Sviluppo Rurale, hanno nelle programmazioni che sono settennali questi andamenti. C'è un valutatore indipendente che valuta il programma, c'è una valutazione di metà periodo, una valutazione finale. Molto spesso, quindi i principi dell'Unione sono quelli applicati anche nella politica regionale, no? Con i fondi europei. Molto spesso è chiaro che c'è grande complessità, perché adesso pensate che siamo a cavallo di un settennio e dell'altro di programmazione, abbiamo chiuso, stiamo chiudendo, in realtà ci sono ancora molti fondi da spendere della programmazione 2007-2013, che finirà nel 2015 in realtà l'attuazione, ma siamo già in piena programmazione 2014-2020. Quindi in questo periodo, in questo anno, si sono sovrapposte la chiusura dell'attuazione della programmazione precedente, la programmazione del nuovo settennio. Allora cosa succede? Che queste 2 fasi diventano un po' indistinte, nel senso che tu non hai ancora tutti gli elementi della valutazione della precedente per programmare la nuova. Fai un lavoro, come dire, con un margine, no? Di errore. Mi è successo facendo dei workshop di valutazione ex ante, si fa anche una valutazione ex ante per la nuova programmazione, che su certi temi, in certi ambiti, ancora non fossero state spese le risorse. Quindi quelli che tu prendi come problemi, come criticità, in realtà è possibile che verranno già risolti quando si finirà
Non so se è chiaro, no? Quando si finirà la programmazione in corso, quindi hai sempre questo margine di sovrapposizione, di errore. Allora, andiamo adesso a capire, a vedere cosa c'è dentro ogni fase. Allora, quando parliamo di programmazione, è chiaro che noi ragioniamo in un ambito di progettazione europea, di programmazione europea, quindi qui abbiamo vediamo di limitare il danno della catenella. Qui abbiamo i programmi comunitari. I programmi comunitari, i programmi operativi regionali, i fondi dell'Unione Europea sono gestiti, quelli che ci interessano come progettisti, sono gestiti in parte direttamente dall'Unione, sono chiamati fondi diretti e ci sono tanti programmi anche nel vostro settore, nei settori che vi interessano. C'è per esempio tutto il nuovo programma di Europa Creativa, che interviene nel settore dei beni culturali, dei media, che può essere di grande interesse per voi, o ci sono tutti i programmi che invece vengono gestiti con i fondi strutturali dalle regioni. Laboratori dal basso è finanziato probabilmente col Fondo Sociale Europeo, mi sembra. E quindi, perché è importante? E poi, no, sia dai programmi comunitari diretti che dai programmi operativi regionali derivano dei bandi, no? Quindi per noi progettisti è fondamentale conoscere la programmazione. Trovate i siti dove c'è tutto, i siti dell'Unione sui programmi, andate a cercare Creative Europe, che è il nuovo programma sulla cultura, e trovate tutto, i bandi, le scadenze dei bandi. Allora, se tu conosci la programmazione, no? Adesso sai già quali sono i bandi che verranno pubblicati nel 2015 e puoi preparare il tuo lavoro di progettazione per tempo. Se tu, come dire, non conosci questa parte, vedi il bando all'ultimo minuto, difficilmente riesci a fare un buon lavoro di progettazione. Quindi questo è un aspetto. Non è semplice. Sì, quindi dobbiamo uno rafforzare la nostra capacità di progettare, ma anche la nostra capacità di leggere il contesto della programmazione europea, di sapere dove trovo gli strumenti informativi. È molto importante. Allora, quindi da questa fase deriva una fase di identificazione, di analisi e identificazione. C'è bisogno di qualcosa, Tiziana? Tutto qua? Ditemi, se no. Allora, fase di analisi e identificazione, che cosa c'è dentro? Allora, abbiamo già detto più volte, analisi del contesto. Viene pubblicato un bando, appunto, Europa Creativa, c'è la possibilità di intervenire sui beni culturali. Io decido che vorrei proporre un intervento sulla creatività giovanile a Lecce. Va bene? Cosa devo fare come prima cosa? Analizzare il mio contesto. Che vuol dire? Anche capire che cosa è già stato fatto in quell'ambito. Questa è una cosa su cui l'Unione Europea punta moltissimo, partire dall'esistente. Non dobbiamo ogni volta reinventare tutto, magari scopriamo che rispetto alle idee che io mi sono fatto, a quello che conosco del contesto, qualcosa è già stato fatto, allora si parte da lì per andare oltre. Anche questa è sostenibilità. Analisi degli attori. Chi sono gli attori rilevanti? Già oggi qua siete 3-4 associazioni, no? Allora, devo conoscere, devo capire, devo mettermi in contatto con quelli che sono gli attori che già operano in quel settore o che portano un contributo rilevante alla riflessione che io voglio fare, alla progettazione che io voglio fare. L'altro passaggio fondamentale, oggi lavoreremo principalmente su questo, è complesso, ve lo dico, è proprio un passaggio mentale, l'analisi dei problemi.
Devo dire, quali criticità, che problemi ci sono oggi in questo ambito, in questo territorio? Passaggio successivo, identificazione degli obiettivi. Poi vediamo cos'è un problema, cos'è un obiettivo. Inizio a dirvi qualche cosa così man mano. Un problema è una situazione negativa dell'oggi. Un obiettivo è una soluzione futura. Allora, identificazione degli obiettivi, identificazione della strategia del progetto. La fase di identificazione, che vi ho detto chiamiamo anche analisi e identificazione, perché facciamo molta analisi in questa fase, si chiude qua con l'identificazione delle possibili strategie del progetto. Va bene? Allora, programmazione, identificazione. Attenzione, non sempre noi progettiamo in risposta a dei bandi. Noi potremo anche avere delle risorse, decidere che ci sono tot risorse stanziate per la creatività giovanile a Lecce, e allora partiamo da una fase di analisi e identificazione. Va bene? Quindi questo è ciclo, ma noi potremo anche entrare nel ciclo di vita da questa fase direttamente. Assolutamente sì. Che vi posso dire? Sarebbe anche l'ideale. Perché una cosa, una criticità a volte è che i progettisti, le società di consulenza, le associazioni, ma anche le amministrazioni rincorrono i bandi. Guardate che spessissimo, io non so se lavorate quanto lavorate con le amministrazioni in questo settore, purtroppo spesso è un'abitudine, si rincorre il bando. E allora succede che c'è il bando per fare questo, quindi non posso perdere le risorse, no? Devo necessariamente progettare e poi mi ritrovo a fare delle cose che magari non sono neanche centrate rispetto alla strategia di sviluppo che io posso avere di un'organizzazione piuttosto che di un territorio. L'ideale per un territorio, per un settore, sarebbe progettare il proprio futuro a prescindere dai bandi e dopo dire: questo è quello che io dovrei fare, dove trovo le risorse per farlo? Non siamo ancora nel finanziamento, cioè tutta questa fase prevede... Precedente. Cioè ancora appunto senza risorse, senza... Ancora precedente, sì. Ok. Quindi io posso avere delle risorse interne, ma posso anche non averle. Spesso, quello che sottende la domanda, spesso la progettazione è un investimento, no? Anche per noi progettisti. Soprattutto per noi progettisti. Devo dire che a noi succede, ci è successo diverse volte, che di avere magari delle convenzioni per fare progettazione per un'amministrazione. Ti chiedono di accompagnarli un anno e di fare insieme a loro, magari anche di fare formazione a personale interno che voglia costituire una sorta di ufficio Europa, che voglia fare progettazione europea. Allora tu li accompagni per un anno, gli trovi i bandi, li aiuti a progettare, fai un'azione proprio di accompagnamento, allora sei pagato per progettare. Ma a volte non è così, è un investimento che anche i progettisti fanno e poi, no? Quindi a volte è un lavoro riconosciuto, altre volte magari lavori con un'amministrazione e insieme si investe per progettare, questa è una cosa. La formazione è quello che ho fatto per Germania, no? Sì. Certo. No, finito. Ridillo. Devi ripetere. Ho detto, nell'ottica della formazione, certo. Quello che fa la Regione Puglia con l'iniziativa laboratoriale al basso. Certo, di accompagnare dei percorsi formativi verso anche magari quelle che possono essere delle professionalità maggiormente richieste, certo. Ok, finiamo la fase di identificazione, si chiama così perché finisci che hai identificato le possibili strategie del progetto. Allora, cosa c'è nella fase di progettazione? Nella fase di progettazione c'è l'individuazione dello scopo del progetto. Lo scopo del progetto in PCM è l'obiettivo specifico, è l'obiettivo che il progetto deve raggiungere. Quindi,
Qui abbiamo identificato varie possibili strategie del progetto. Iniziamo la progettazione dicendo: bene, il nostro progetto tra queste 4-5 possibili strategie di intervento si vuole concentrare su una, due, ok? Qual è l'obiettivo specifico? Da qua definizione del quadro logico, quindi poi domani la vedremo, la matrice del quadro logico, la struttura logica del progetto. C'è buio? Ah, ho detto si è spenta la luce, era la luce naturale che si era spenta. Ma è quell'altra piantana, è attaccata o no? No. Allora, definizione del quadro logico, ce n'è una anche lì nel caso, però se vedete non c'è problema. Definizione del quadro logico, dal quadro logico segue la progettazione esecutiva, potremmo dire, con la programmazione dei tempi, delle fasi di lavoro, del budget, eccetera. Sempre in fase di progettazione c'è anche una prima valutazione, che è una valutazione ex ante della coerenza interna del progetto, eccetera. Ok? Quindi chiudiamo la fase di progettazione con un progetto che viene portato a finanziamento attraverso un bando, per esempio, va bene? Se il progetto viene finanziato, poi va in attuazione. Quindi in realtà nella fase di finanziamento c'è poco, è una fase più, se vogliamo, burocratica, amministrativa, c'è la stipula della convenzione con l'ente che ha finanziato, eccetera. Forse è per questo, no, che alla fine è stata anche accorpata con l'attuazione, anche nel metodo. E infine, no, non infine, la fase di attuazione, se il progetto viene finanziato, entra nella realizzazione, no, delle attività. Quindi in fase di attuazione c'è la pianificazione, l'attuazione delle attività progettuali, c'è il monitoraggio, importantissimo, il monitoraggio degli indicatori, che poi vedremo come si devono definire, come devono essere definiti, e c'è la valutazione in itinere. Io man mano che sviluppo, realizzo le azioni, faccio anche un lavoro di valutazione in itinere, perché i progetti a volte si riprogrammano durante l'attuazione, perché magari è cambiata qualche condizione di contesto e quindi sono costretto a ridefinire alcune azioni e a riprogrammare delle azioni. Quando il progetto termina la sua attuazione, c'è una fase di valutazione che, essendo messa qui in chiusura, è ovviamente una fase di valutazione ex post, cioè al termine delle attività progettuali. Ma noi abbiamo visto che durante il ciclo di vita del progetto ci sono altri momenti di valutazione, che sono la valutazione ex ante in fase di progettazione, la valutazione in itinere in fase di attuazione. La valutazione ex post è fondamentale perché, vi ho detto, dà degli input verso la riprogrammazione e da lì riparte il ciclo. È semplice. Vedrete. Si può fare. Dubbi sul ciclo di vita, Paola? Volete dire qualcosa? È abbastanza chiaro. Diamo il microfono a Paola, così anche chi dovesse essere in streaming. È abbastanza chiaro, ovviamente, appunto, metterlo in pratica è sempre un'altra cosa. Un'altra cosa. L'importante è avere chiarezza, no? Sulle fasi, sul perché, poi. Sì, una riflessione, appunto. Diciamo che l'analisi del contesto credo sia fondamentale. La parola, avevi sottolineato il fatto che la stessa Unione Europea insiste sul partire dall'esistente, sì,
Quindi sul fare un'attenta riflessione, analisi e relativa poi programmazione, ma su tutti gli aspetti credo, per capire quello che già è stato fatto, c'è in ogni ambito, sì. Credo sia fondamentale. Però nel momento in cui per esempio si ha invece una così un'idea di qualcosa di completamente innovativo, ecco, in quel caso, perché credo che anche un'analisi del contesto o una ricerca vera e propria sul campo o la creazione di un database richieda veramente uno sforzo notevole, no? E anche qua c'è la necessità poi di un accompagnamento forse anche economico, nel senso è uno sforzo notevole da parte di un progetto, è un lavoro vero e proprio. Mentre com'è la, diciamo, la posizione o la gestione metodologica nel momento in cui si ha un gruppo, una persona ha un'idea completamente nuova di portare un'innovazione totale sul territorio? Non lo so, mi viene in mente la gestione dei metadata, no? Che adesso in varie città anche del mondo avviene. E che può diciamo influire su diversi aspetti della città, come il trasporto pubblico, come diversi aspetti, che vorrebbe poi cambiare completamente la gestione dei dati. Cioè nel momento in cui si ha comunque un'idea qualsiasi innovativa, come ci si comporta? Cioè su qualcosa di che non c'è. Non c'era finora. Sì. Allora, non è che necessariamente tu devi fare un percorso di progettazione partecipata su ogni cosa o un GOP su ogni cosa. Se tu hai un'idea e sei convinto che quella in quel territorio sia quello che serve, la puoi portare avanti a prescindere, no? L'alternativa che tu hai, se tu sei convinto che un qualcosa migliorerebbe, no? Un determinato contesto, un determinato ambito tematico, devi comunque partire, adesso vediamo come si fa, ma devi comunque partire da un'analisi dei problemi di quel contesto, no? Di quell'ambito tematico in quel territorio. Cosa ti succederà facilmente? Che in fase di identificazione, quando arrivi a dire possibili strategie del progetto, quella che per te era una soluzione possibile sarà una delle possibili strategie e magari ne hai altre tre o quattro parallele, tu puoi decidere di concentrarti su quella perché è quella che in questo momento ti interessa. Ma se è facilmente la soluzione a un problema individuato, ti dovrebbe comunque venire fuori a emergere. Il vantaggio di fare un percorso di progettazione partecipata con gli attori rilevanti è che difficilmente a un problema, a un insieme di problemi ci sia un'unica soluzione, no? Ci saranno una serie di soluzioni che integrate vanno a risolvere il problema. Il rischio è che tu cali dall'alto una che pensi essere la soluzione, ma magari è la soluzione di una parte del problema. E se adesso, per stare sull'esempio che tu hai fatto, se tu adesso, non so, alla base cosa ci sarà? Un sistema informativo, no? Dico per dire, per capirci, tu puoi fare il miglior sistema informativo, se le organizzazioni coinvolte continuano a non parlare, c'è un problema di relazione, di processi organizzativi, quel sistema informativo non risolverà i problemi, no? Allora, da un'analisi a 360 gradi tu capisci che sì, quella può essere una delle soluzioni, ma magari devo lavorare anche per gestire le relazioni interistituzionali tra i soggetti coinvolti e competenti, che devo anche fare la formazione per il personale perché sennò quel meraviglioso sistema informativo non ha le gambe per camminare. Non so se è chiaro. Sì, è chiaro e tra l'altro credo sia un punto abbastanza dolente nel momento in cui appunto non c'è poi la comunicazione tra le varie vari attori, chiamiamoli, coinvolti, anche grandi, come può essere un'amministrazione di una città e un'altra e un'altra. Capito? I vari beneficiari città, sì. Questo, e questo PCM, avviene poi con... perché poi se andiamo a analizzare nel 2000-2006 si sono finanziati in tutte le nostre regioni una quantità incredibile di piccoli musei in ogni comune, di centri di educazione ambientale, di... Allora,
tu vai a guardare la cosa in sé, non è che non sia stato positivo, ma se poi tu non hai ragionato in termini di gestione, di sostenibilità nel tempo, di capacità di collaborazione istituzionale pubblico-privato, tra pubblico e privato, questi sono luoghi a volte chiusi perché non hai la capacità di tenerli aperti, no? Allora dobbiamo aprire, no? E pensare che non c'è la soluzione, devi analizzare, devi capire quali sono i problemi, allora capirai che lì c'è un problema organizzativo, o tu risolvi il problema organizzativo o è inutile che spendi risorse per avere il miglior sistema informativo, non ti risolve nulla, ok? Sì. È inutile che tu faccia il miglior piccolo museo del comune, no? Che ha anche delle valenze rilevanti eccetera, se poi non hai nel territorio una cooperativa, un'associazione con le competenze giuste in grado di gestirlo, no? Non hai risolto. Quindi faccio esempi banali per capirci, ok? Non si è scocciato? Se ho ben capito, diciamo, la domanda sua, quello di Claudio. Essere innovativi, no? Cioè il fatto sì, di essere Claudio. Innovativi. Ecco, se per esempio io faccio programmazione, identificazione e progettazione e poi non dovessi avere il finanziamento, no? Cioè, anche se sono innovativo, anche se sono... sostenibile, che ne so, tutto. Cosa succede? Io non faccio il progetto? Cioè cosa... Certo, se su un bando non mi viene finanziato posso cercare un altro bando simile che finanzia lo stesso tipo di attività, però quello del finanziamento è un percorso obbligato, a meno che io non sia un'organizzazione che ha risorse proprie perché nella sua mission c'è... Poi in grado di recuperarle comunque, perché poi l'obiettivo sarebbe l'indipendenza economica, anche per essere indipendenti politicamente, per essere, penso, come... Sì, però quello delle risorse per realizzare i progetti è chiaro. Quindi comunque che... torno indietro e faccio un altro momento di identificazione. No, perché no. Se io sono già arrivato ad avere un progetto, se non me lo finanziano sul bando X, cerco altre risorse. Magari non sono riuscito ad averlo finanziato su un bando regionale, vedo se c'è un programma a fondi diretti comunitari che finanzia questo tipo di azioni, vedo se ci sono delle fondazioni bancarie del territorio che finanziano questo tipo di azioni, cioè mi muovo per cercare altre risorse. Sì, però, ammettendo, risorse per attuare ammettendo che questo ciclo duri per esempio 5 anni, nel primo anno faccio programmazione. No, non c'è questo, non c'è questa logica del tempo di durata del ciclo. Quanto dura in genere? Non vuol dire, non è una variante che ci interessa, perché per esempio la programmazione europea dura, abbiamo detto, 7 anni. In quei 7 anni tu hai continuamente per ogni progetto che viene finanziato questo ciclo, no? Allora non ho ben capito io. Allora non è una, come dire, un evento ciclico. È un andamento ciclico delle fasi, nel senso che tu identifichi e progetti sulla base di un input di programmazione. Da dove ti arriva l'input? Ti può arrivare da tanti ambiti diversi. O abbiamo detto anche che io potrei entrare direttamente in identificazione se sono un'organizzazione che ha risorse proprie, no? O quest'anno la mia mission, sono una fondazione, un'associazione, un'impresa, no? La mia mission è quella, adesso pensate quante aziende, anche fondazioni, finanziano recupero e valorizzazione dei beni culturali. Allora, io ho 200.000 euro in un anno e li voglio investire nel settore dei beni culturali a Lecce. Cosa faccio? Ok? Analizzo il contesto, inizio qua. Quindi, okay, praticamente, quindi non mi interessa, ecco, il finanziamento, cioè, vado direttamente in attuazione. Praticamente, ecco... Io non ho ben capito l'aspetto del finanziamento, cioè chi finanzia, io o finanzia il... Dipende. Per questo dico, se io per esempio spendo un anno in programmazione, poi spendo il secondo anno in identificazione, quindi gli obiettivi del progetto. La programmazione progetto, non è tua, no? A meno che tu non sia... una grande azienda. Allora, in questo caso noi stiamo parlando di programmazione europea, quindi chi programma è l'Unione Europea, in negoziato con gli Stati membri, no? Ogni 7 anni hai una nuova programmazione europea che si traduce in tutta una serie di documenti, di... Però ecco, facciamo un esempio pratico. Quindi allora, questa è una cosa. Allora, io prendo un bando, programmazione, faccio un bando.
identifico i miei obiettivi. Il secondo anno vado a cercare quali possono essere i possibili obiettivi. Voglio fare una mostra. Sì. Fare una mostra, non è PCM. Dobbiamo proprio resettarci, ok? Se io voglio fare una mostra, non uso PCM, perché io ho già la soluzione, so già cosa voglio fare. Attenzione, PCM richiede un passo indietro, ci dobbiamo un po' resettare e ripartire. Entriamo nel metodo solo se siamo capaci di staccarci, e lo vediamo ancora di più adesso che entriamo nell'analisi dei problemi, perché pensate che ognuno di noi per proprio percorso mentale è abituato a ragionare in termini di soluzioni. Tutti noi ragioniamo in termini di soluzioni, quindi vedrete la fatica che farete a ragionare in termini di problemi. Quindi questo è una cosa che dovete riuscire a entrare, staccatevi, fidatevi, ok? E andate avanti, e ci arriveremo. Se io so già cosa voglio fare, non sono in un'ottica di PCM, ok? Perché ho già la soluzione, perché sono convinto che sia quella la soluzione migliore. Devo fare 1, 2 passi indietro e ripartire. È la mostra che serve? Magari no. Proviamo. Allora, iniziamo a parlare di GOP. Come, quindi, ciclo di vita del progetto, 6 fasi, poi ci torniamo se ci restano dei dubbi. Iniziamo a parlare di orientamento al beneficiario. Abbiamo detto che orientamento al beneficiario si traduce in una metodologia di progettazione partecipata che è GOP. Quindi, abbiamo detto 2 macro obiettivi: migliorare la qualità dei progetti e migliorare i processi di progettazione. Migliorare la qualità dei progetti sono un po' tutti gli strumenti di PCM che concorrono, in particolare la struttura del quadro logico. Migliorare i percorsi di progettazione con il coinvolgimento dei beneficiari e degli attori locali e la metodologia GOP di progettazione partecipata che ce lo consente. Allora, per aiutare la riflessione vi faccio vedere questo grafico. Cosa ci dice questo grafico? Un triangolo. Ai 3 vertici del triangolo io ho i decisori politici, gli esperti, i tecnici, che siano delle associazioni, delle amministrazioni, gli esperti, e i beneficiari, gli attori chiave. Allora, chi ha un maggior peso, proviamo a dirlo così, nei percorsi di programmazione e di progettazione? Cosa porta ognuno di questi attori in un percorso di progettazione? I decisori politici portano i valori, le linee programmatiche, no? Gli esperti, i tecnici, portano competenze, know-how, esperienza, quindi ragionano più in termini di soluzioni. So io che cosa si deve fare. I beneficiari, gli attori chiave delle politiche, quelli per cui nasce un intervento, un progetto, una politica pubblica, sono, abbiamo detto anche all'inizio, portano i problemi, la conoscenza di ciò che non funziona in un determinato ambito, in un determinato territorio, quindi portano questo di bagaglio nei processi di progettazione, la conoscenza dei problemi. Io posso anche essere un progettista, posso essere il progettista più bravo, ma se mi si chiede di, appunto, progettare la valorizzazione dei beni culturali a Lecce e io non lavoro insieme a voi che conoscete, che lavorate qui nel quotidiano, faccio un progetto che è carta, che si può prendere, mettere in un cassetto, potrà anche essere scritto bene, non serve. Il termine problema lo possiamo usare come equivalente a bisogno? No. Okay.
No. Per esempio, in progettazione formativa usiamo più bisogno, in PCM usiamo problema. Possiamo usare come sinonimo criticità. Il problema è un aspetto negativo dell'oggi. Poi ci torniamo su cosa è un problema, perché per noi è importantissimo il PCM. Allora, che cosa ci sta dicendo questo grafico con queste tre macro categorie di attori? Che un tempo, ma parliamo forse degli anni 60, chi decideva, no? Chi aveva un peso maggiore nei processi decisionali, in ciò che si deve fare nei territori, eccetera, era forse la parte politica. Poi c'è stato un lungo periodo, che forse è ancora in parte adesso, in cui cosa fare, eccetera, è decisione delle competenze tecniche. Arriva l'architetto, arriva il pianificatore, dice: in questo momento, in questo territorio, in questo quartiere della città c'è bisogno di. Va bene, non stiamo dicendo che non ci servono più gli architetti, gli urbanisti e i pianificatori. Stiamo dicendo, PCM dice, che se tu trovi un equilibrio e coinvolgi allo stesso modo nei processi di progettazione queste tre macro categorie di attori, porterei avanti delle politiche più efficaci, perché stai coinvolgendo anche chi è in grado di dirti di che cosa c'è bisogno qua. Perché parliamo sempre più di politiche pubbliche partecipate? Perché per fortuna negli ultimi anni anche le competenze tecniche più spinte, dico io, no? Adesso tengo questo caso per capirci, però gli architetti, i pianificatori hanno capito che non possono arrivare anche con la loro grande scienza dall'alto e calare delle scelte sugli abitanti di un centro storico, che probabilmente, se lavorano insieme, realizzano, con loro contributo tecnico, nessuno dice che non serve, realizzano degli interventi più efficaci. Allo stesso modo i politici, non stiamo dicendo, noi viviamo in una democrazia rappresentativa, abbiamo eletto delle persone che devono decidere, ma come decidono? E qui c'è il grande tema dei processi partecipativi. Possono decidere con i loro consulenti chiusi in una stanza, o possono attivare dei processi più o meno spinti di progettazione partecipata. La progettazione partecipata è il grado, no, più spinto, tra virgolette, ma possono fare ascolto, possono fare, come dire, una partecipazione un po' più ampia, e probabilmente le decisioni che prendono, le politiche che attuano, sono più efficaci. PCM è in pieno in questa linea, ok? Quindi quello che auspica questo approccio è che ci sia un equilibrio nei processi di progettazione tra queste tre macro istanze. È chiaro? Allora, come si traduce questo nella pratica? Come gestiamo e facciamo sì che ci sia un ascolto, una coprogettazione con questi attori? Attraverso dei workshop di progettazione partecipata, poi li vedremo perché li faremo. Uno fondamentale in fase di identificazione, che si chiama workshop di analisi e identificazione, e il workshop di analisi e identificazione è proprio il lavoro che noi faremo oggi. Ok? Lo faremo prima in plenaria e poi in dei gruppi. In fase di progettazione avremo un altro workshop con gli attori, con tutti gli attori. Una cosa che io spesso sento nei processi partecipativi, e sono molto in disaccordo, è che i politici non devono stare, no? Non devono entrare perché condizionano, perché non va bene. Io non sono d'accordo. Il politico, il tecnico, anche dell'amministrazione che promuove il processo, è uno stakeholder, è un importante portatore di interesse, deve esserci, deve portare il suo contributo, ma deve essere in grado di farlo insieme agli altri, non in una posizione di prevalenza delle idee, no? Di prevaricazioni, insieme agli altri deve essere in grado di portare il suo contributo, ma il suo contributo è fondamentale, ok? Quindi l'ideale per noi è avere rappresentati tutti gli attori,
Io lo chiamo workshop di attuazione, cioè durante l'attuazione tu non è che ti devi dimenticare dei beneficiari o degli altri attori che hai coinvolto, perché avrei fatto un'analisi degli attori, avrei visto chi devi coinvolgere, non te li devi dimenticare, ogni tanto devi fare dei workshop che saranno di valutazione intermedia, no? Durante l'attuazione, l'ho chiamati workshop in attuazione più che di attuazione. È ancora fondamentale, fondamentale i workshop alla fine del percorso di valutazione, che sono quelli che poi permettono la riprogrammazione. Va bene? Ok. È chiaro fin qua? Ci sono altri interventi? Ditemi voi, io vi seguo sui bisogni di pausa e quando... Vivaldi. Sì, infatti. Sì, allora se siete stanchi si può fare una pausa ora, che ore sono? Oppure andiamo ancora un po' avanti e poi interrompiamo, dite voi. Le 11.05. Sono? Le 11.05. Ok, perfetto, 10 minuti di pausa e poi riprendiamo. Tutto ok? Qualche riflessione nata nella pausa? Via. E se potresti rispiegare le funzioni dei workshop in ogni fase. Sì, poi adesso li facciamo, quindi diventa sempre più facile, però ve lo dico. Allora, nelle fasi principali della progettazione si realizzano dei workshop con gli attori locali, quindi prima, durante la fase di analisi, e identificazione, io mi devo chiedere chi sono gli attori locali rilevanti per il tema su cui io sto lavorando. Poi adesso facciamo delle simulazioni. Io userò per la prima simulazione un tema che non ci interessa, è un caso che troviamo nella letteratura, diciamo così, di GOP, perché è molto, per me è didattico, no? Permette spunti diversi e, ripeto, un contenuto che non ci interessa tanto, ma io vi ho detto già che dobbiamo usare i contenuti, ma non dobbiamo stare troppo sui contenuti, perché quello che ci interessa è il percorso di metodo. E quindi noi faremo insieme prima l'analisi degli attori e diremo per questo ambito tematico, in questo contesto territoriale, chi sono i nostri attori. Inviteremo gli attori in un workshop di progettazione partecipata, che è quello che noi simuleremo in queste due giornate. In questo workshop io farò l'analisi dei problemi, trasformerò i problemi in obiettivi e arriverò, adesso poi lo facciamo, quindi lo vediamo concretamente, a identificare le possibili strategie di intervento. Questo è il lavoro che faccio nel workshop di analisi e identificazione. Il workshop serve dunque a incentrare ogni singola fase relativa all'identificazione e poi successivamente alla progettazione. Il workshop serve per riflettere sul tema dato, no? Sull'ambito in cui vogliamo progettare, e la riflessione consiste prima in un'analisi dei problemi di quel
ambito tematico in quel contesto territoriale, poi dai problemi, gli obiettivi, possibili obiettivi e strategia del nostro intervento. Va bene, questo grazie. È questo workshop. Il secondo workshop, a volte poi nella realtà è un'unica giornata di lavoro, no? Però è una fase distinta, parte dal lavoro che ha fatto questo precedente e tra queste possibili strategie di intervento va a identificare la mia strategia di intervento, la strategia di intervento del nostro progetto e da lì fa la progettazione esecutiva. Obiettivi, risultati, no? Attività, tempi, fasi, eccetera. Durante l'attuazione, quello che io dicevo, non ti dimentichi degli attori, non è che a quel punto vai in attuazione e non consideri più nessuno, li rivedi in dei workshop, che io ho chiamato workshop di attuazione, sono più workshop nella fase di attuazione e servono per riprogrammare, per valutare in itinere come sta andando secondo voi l'attività, cosa sta funzionando, cosa non sta funzionando, come possiamo migliorare l'efficacia degli interventi che stiamo attuando, ok? Valutazione inteso in questa fase invece è la valutazione finale, ok? Quindi GOP ti dice dovresti accompagnare il tuo ciclo del progetto da dei momenti di lavoro, di progettazione partecipata con i tuoi attori rilevanti. Va bene, grazie. Ok? Allora, iniziamo ad affrontare GOP e in particolare oggi, quello che io vi dicevo prima è che oggi lavoreremo su questa fase. Oggi ci concentriamo su questa fase, domani sulla progettazione. Ok? Allora, abbiamo detto che il primo workshop è un workshop di analisi e identificazione. Che cosa si fa? Quali sono le fasi di lavoro del workshop di analisi e identificazione? La prima è la definizione del tema, dell'entità. In PCM si chiama entità. È il tema di lavoro. Beni culturali a Lecce. Mobilità nel centro storico di Brindisi, inclusione sociale degli immigrati a Bari, ok? Di cosa stiamo parlando? Dove nasce il di cosa stiamo parlando? Torniamo a quello che ci siamo detti prima. Potrebbe essere che sto rispondendo a un bando che finanzia come Europa Creativa interventi per la creatività, i beni culturali, la creatività giovanile, i nuovi media, bla bla. Può darsi che io sono un'organizzazione che ha delle risorse, che ha nella sua mission un tema, ok? E dice, bene, quest'anno investiamo 200.000 euro per... Posso essere un comune che vuol fare un bilancio partecipativo e dice gli ambiti che io voglio impegnare in un percorso di progettazione partecipata sono la mobilità, gli appalti pubblici di lavori, la riqualificazione del centro storico piuttosto che, ok? Da lì nasce, da dove nasce la mia entità? Dipende, va bene? Allora adesso ci diciamo delle cose su come si definisce il tema perché è molto importante. Ancora fase di lavoro, analisi degli attori chiave. Se io devo lavorare sui beni culturali a Lecce mi chiederò chi mi porta un punto di vista rilevante, chi sono i miei stakeholder. Analisi dei problemi, la prima fase di questo workshop con gli attori che io ho identificato. Queste due fasi sono più fasi di back office, possiamo dire così, ok? Noi siamo un gruppo promotore di questo workshop di progettazione, facciamo questo lavoro, facciamo prima l'analisi di contesto, poi nel workshop definiamo l'entità, prima del workshop definiamo l'entità, facciamo l'analisi degli attori, che a volte si fa anche nel workshop, poi vi dico, e si parte con l'analisi dei problemi, cioè ci chiediamo quali sono i problemi, le criticità che possiamo individuare in questo territorio, in questo ambito tematico. Ok?
costruiamo a partire dall'analisi dei problemi, adesso ve lo dico in teoria, ma poi lo vediamo, è più semplice, l'albero dei problemi. L'albero dei problemi non è altro che un diagramma ad albero che gerarchizza i problemi in una logica causa-effetto. Detto così, sembra un mostro, poi lo è un po', poi lo vediamo nella realtà un pochino, lo è, ma è più semplice che dirlo. Dall'albero dei problemi, l'albero dei problemi, quindi l'analisi dei problemi e l'albero dei problemi, non sono altro che la situazione negativa dell'oggi. Cosa non funziona in questo ambito, in questo territorio? Fotografia, diagramma d'albero. Allora io da lì voglio identificare gli obiettivi. Abbiamo detto che per me gli obiettivi sono una soluzione futura a un problema individuato. Quindi, se la situazione oggi è negativa, la situazione domani resa al positivo. Quello che io vorrei vedere. Questo fa sì che si costruisca un albero degli obiettivi. L'ultima fase di lavoro, una volta che abbiamo costruito l'albero, è l'individuazione degli ambiti di intervento, l'individuazione delle possibili strategie del progetto. Vi faccio un esempio. Se io voglio lavorare sulla riqualificazione del centro storico di una città e invito gli attori rilevanti, compreso i residenti, le persone che vivono, delle piccole realtà di commercio locale, piuttosto che il comune che avrà, no, politiche di intervento, eccetera, parto con l'analisi dei problemi. I problemi che emergeranno saranno attinenti ambiti molto diversi. Qualcuno mi dirà che c'è un problema di mobilità, qualcuno mi dirà che c'è un problema perché le facciate dei palazzi sono crollano e sono brutte e sono da ristrutturare. Qualcuno mi dirà che i negozi stanno chiudendo, qualcuno mi dirà che c'è un problema di inclusione sociale, c'è povertà, eccetera. Allora, non ci sono problemi giusti e sbagliati, ci sono i problemi che ti portano gli attori, ok? Facilmente però io quindi non individuerò un'unica possibilità di intervento, ma individuerò 5, 6, 7 possibili strategie e ambiti di intervento. No? Allora, è chiaro che io facilmente non potrò nel mio progetto affrontarle e risolverle tutti. È possibile che io in un intervento possa lavorare su uno, due settori, ok? Poi ci torniamo. Quindi il workshop di analisi e identificazione si chiude con l'individuazione, viene chiamato clustering, l'individuazione di possibili cluster, di possibili ambiti di intervento. Okay? Dubbi, domande? Si faranno degli esempi pratici? Adesso io vi faccio un esempio, okay. E poi lo facciamo, lo sperimentiamo e lo sperimentate nei gruppi. Ok. Mm? Noi facciamo, adesso vediamo tutto il percorso, solo di questo, in plenaria, poi andiamo nei gruppi e sperimenterete voi, magari anche con uno di voi che facilita il resto del gruppo, così ci serve per avere dei feedback e iniziare una riflessione anche sul ruolo del facilitatore. E quindi faremo tutto il percorso in plenaria e poi nei gruppi e poi domani invece prendiamo la seconda parte e la rivediamo in plenaria e poi nei gruppi, così alterniamo anche momenti di riflessione con momenti pratici. Allora, il tema, ok? Il tema che prendiamo come caso per vedere come percorso di metodo è questo.
Donne e mercato del lavoro in Basilicata. Avremmo potuto dire uomini e mercato del lavoro in Trentino. Non ci interessa, va bene? Vedrete che ci sono cose banali, potremmo stare a discutere sui contenuti. Lo usiamo asettico, promesso? Perché, ripeto, non ci interessa. Ci interessa vedere un percorso di metodo e il caso si presta perché dà spunti interessanti. E poi proprio non ci riguarda come contenuti, quindi... Allora, primo punto, definizione del tema, ok? Questo è il tema su cui vediamo una sperimentazione. Allora, come prima cosa, prima di entrare nel workshop, ci diciamo due cose sulla scelta del tema. Noi avremmo potuto dire il mercato del lavoro in Italia, giusto? Ma secondo voi in un workshop di progettazione partecipata affrontare un tema così ampio, impensabile che possa portare qualcosa, giusto? Quindi un aspetto di attenzione, il tema non deve essere troppo ampio. Deve essere della giusta portata per poter essere affrontato in un percorso di progettazione partecipata. Allora, come faccio a rimpicciolire, a restringere il mio tema? Posso territorializzarlo ulteriormente, no? Quindi non dico il mercato del lavoro in Italia, ma dico il lavoro in Basilicata, scendo di livello territoriale. Non dico la mobilità nella regione Puglia, ma magari dico la mobilità nel centro storico di una città. Probabilmente, ok? Ancora il target. Dire donne non è come dire giovani, non è come dire esodati, persone che fuoriescono dal mercato del lavoro oltre i 50 anni, ok? Stiamo dando un target ben preciso. È chiaro il lavoro che vorrei che riusciste a fare? Non ci interessano i contenuti, prendiamo l'apprendimento, no? Del percorso metodologico. Se domani al posto di donne e mercato del lavoro metto un altro tema, però sono in grado di capire come farlo. Quindi restringo il contesto territoriale oppure definisco meglio un target. Se io dico l'inclusione sociale a Lecce è l'inclusione sociale in Puglia è un tema, se io dico l'inclusione sociale degli immigrati a Lecce è un'altra dimensione di target e di ambito, ok? E di contesto. Allora, gli errori che posso fare nella scelta del tema sono questi. Un tema troppo ampio, troppi stakeholders coinvolti, falla l'analisi degli attori del mercato del lavoro in Italia. Falla un'analisi degli attori dell'inclusione sociale in tutta la Puglia. Non ha senso, ok? Però ci stiamo perché così capiamo. Complessità del lavoro di progettazione e gestione. Progettazione a un livello general generico. Se io posso avere una speranza che su questo dica delle cose abbastanza puntuali, se io sto su un macro livello, sto su una genericità che difficilmente porta a soluzioni. Problemi generici, soluzioni generiche, non cambio niente. Ancora risorse molto elevate, quindi un po' inutilità di una... Poi io vi do le slide di tutto questo, quindi se non volete impazzire a scrivere comunque... Non uso le slide per la formazione, ma poi tutto ciò sono slide, quindi... Ancora, al contrario, ma ugualmente un problema,
un tema troppo ristretto, devo stare su temi medi, di portata media. Se il tema è troppo ristretto, limito la portata del progetto, rischio quasi di mettere la soluzione qui. E allora quello che devo fare è già deciso, è inutile che io faccia un'analisi dei problemi. Escludo già gran parte degli attori in partenza. Ok. Quindi torniamo al nostro schema. Definizione del tema entità. C'è un po' più chiaro cosa vuol dire definire un tema? Analisi degli attori chiave. Come si fa l'analisi degli attori? Allora, noi usiamo nei processi partecipativi metodologie diverse, anche più complesse di questa che usa PCM, che è quella che io vi faccio vedere, ma è un aspetto fondamentale l'analisi degli attori nei processi partecipativi, perché io mi devo chiedere chi sono gli attori rilevanti con cui io devo lavorare. PCM usa una matrice. Quindi stiamo parlando di mappatura, perché la prima cosa che facciamo è la mappatura, è analisi degli attori, potremmo dire degli stakeholder, ok? Degli attori rilevanti. Allora, la mia matrice è molto semplice, è fatta così. Chi sono gli attori? Quindi, chi sono gli attori rilevanti per il tema donne e mercato del lavoro in Basilicata? La seconda cosa che mi chiedo è: che contributo portano al problema, al tema che stiamo discutendo o alla sua soluzione? La terza cosa che mi chiedo è: qual è il loro interesse? Io a volte lo traduco con cosa portano e cosa prendono. O anche cosa portano e cosa prendono, o ancora di più, perché io voglio che vengano, io che sono un gruppo promotore di una progettazione, perché voglio che venga quel soggetto? E allo stesso tempo però mi devo chiedere: perché deve usare il suo tempo per venire a progettare con me? Sono molto concreta, operativa. Perché ce lo dobbiamo chiedere? Non possiamo dare per scontato che una pubblica amministrazione, un tecnico di una pubblica amministrazione, se io sono un'associazione che sta promuovendo un progetto, necessariamente verrà perché io lo invito. No? Che interesse ha? Ok? E questo è uno strumento di back office, no? È uno strumento che serve a noi che vogliamo progettare in quell'ambito per capire, uno strumento di analisi molto importante, ok? Allora, il primo lavoro che io vado a fare sarà un elenco, uno, due, ok? La mappatura, e poi farò l'analisi, prenderò soggetto per soggetto e mi chiederò che contributo, che interesse. Adesso facciamo una piccola sperimentazione di questo. Proviamo. Io in altre metodologie che usiamo per l'analisi degli attori, per la mappatura degli attori, dico per questioni di metodo, no? Proprio una sorta di checklist: prima analizziamo gli enti pubblici, i soggetti istituzionali, no? Allora, regioni, province, comuni, camere di commercio, la scuola, l'ASL, l'università, i soggetti pubblici che possono essere interessati. Come seconda macrocategoria i gruppi organizzati, no? Però magari privati, le associazioni, no? Piuttosto che altri gruppi organizzati, ma non necessariamente appunto soggetti pubblici.
Terza categoria i singoli invece, no? Allora, se io sto lavorando su un tema, mi può per esempio interessare la singola impresa o il singolo cittadino perché risiede in quel quartiere e io voglio andare a intervenire lì. Altre volte i processi partecipativi non coinvolgono i singoli, magari coinvolgono solo i gruppi organizzati, dipende anche qua, ok? Non c'è una regola. Non c'è il rischio, mi chiedo, facendo quindi inizialmente una prima mappatura, diciamo più ampia, che qualora poi non dovesse esserci quel contributo che io pensavo ho ipotizzato, diciamo non si porti avanti, cioè nel momento in cui io mi rendo conto però che quell'azienda, quel privato, non è diciamo di mio interesse, in quel caso si deve portare avanti anche con loro, quindi nei successivi workshop, o si interrompe il rapporto, diciamo, cioè o se il... tu lo coinvolge nel momento in cui hai iniziato a lavorare scopri che non è un soggetto rilevante. Io penso che sì, quell'associazione X, quell'azienda, quella persona possa essere interessante per determinati motivi a seconda del tema che sto affrontando. Poi qualora mi dovessi rendere conto però che non è così. Perché ti dovresti rendere conto che non è così? Perché può venire fuori sia che può essere, diciamo, il suo contributo può essere ancora più rilevante che il contrario, suppongo, no? Durante questi incontri. Non so, nel senso che, voglio dire, il contributo che un soggetto ti porta è il contributo che quel soggetto ti può portare. Al tuo fine può essere più rilevante o meno rilevante, però non è che a un certo punto dici bene, non mi interessa, non so. E non c'è il rischio poi, tra l'altro, che si escluda qualcuno? Cioè, questo c'è. Cosa ti può succedere? Che tu, anche analizzando il contesto, anche chiedendo a persone che lavorano in quell'ambito da tempo, eccetera, puoi non fare una mappatura esaustiva, no? E scoprire per esempio nei primi incontri che c'è qualche soggetto rilevante che tu non hai considerato. Allora, questo è uno strumento di lavoro. Tipicamente la mappatura in processi di progettazione partecipata lunghi viene continuamente aggiornata, no? Allora, quello che ti deve guidare è un principio di inclusività. No? Poi in altri metodi che noi usiamo abbiamo un'altra colonna che ti dice la rilevanza di quell'attore, no? che viene da un'altra matrice ancora, e quello ti serve per dire di alta rilevanza, di media rilevanza o di bassa rilevanza. Allora i processi partecipativi quasi sempre sono, dico, un po' a fisarmonica, hai dei momenti in cui coinvolgi tutti, dei momenti di progettazione partecipata in cui magari hai gruppi più piccoli, hai solo gli attori rilevanti, altri momenti di nuovo in cui hai un coinvolgimento maggiore. L'importante è che tu tenga sempre tutti informati di quello che si sta facendo e potenzialmente coinvolti. Poi la gente ha anche un problema di tempo per partecipare alle cose, non è che tutti vogliono partecipare necessariamente a tutto, quindi tu puoi essere inclusiva, ripeto, in momenti diversi. Mi sembra difficile che un soggetto che ti porta un contributo minore, tra virgolette, se ho capito il tuo intervento, a un certo punto tu gli dici bene, da domani non venire più, ti porterà un contributo minore, ma... No, questo mi chiedevo, se poi si innescano determinate dinamiche che... Però è ancora peggio, ecco, se allora capisco quello che stai dicendo è quello che proprio non devi fare, no? Perché per esempio, quando io cosa vi ho detto? Dovete essere guidati dal principio di inclusività. Se voi state lavorando in un ambito tematico e sapete che tra due soggetti, per esempio, ripeto, non è questa che è quella del PCM, ma è semplice rispetto ad altre che noi usiamo, in un'altra che noi usiamo l'ultima colonna si chiama conflitti, no? Perché per noi è molto importante sapere se tra gli attori ci sono in atto dei conflitti o ci sono stati dei conflitti, ma non è che se ci sono io non invito quell'attore. O ancora, vi dico un'altra cosa importante, se io sto portando avanti un'iniziativa che vuole andare in una certa direzione e so che ci sono degli oppositori, non è che io non li invito, anzi,
Quindi diciamo scelta, no? Quindi quello che leggevo un po' dietro quello, il tuo intervento è dire, ma alla fine se una persona che io ho invitato non solo porta un contributo poco rilevante, ma magari è sempre contro quello che vogliamo costruire, ok, lo gestisci. Sì, magari per te può essere importante, questo è un po' il contributo che porta, no? Il rischio quando tu hai... Ecco, sì, dicevo, cosa... può sì. esserci il contributo, ma non può esserci l'interesse, perché uno può dire io posso mettere una somma, però non mi interessa il progetto. Certo, considerate che questa è anche una cosa che noi usiamo per capire il coinvolgimento, no? Ma alcuni di voi si occupano di comunicazione. Allora, se un attore porta un contributo molto rilevante per me, ma ha un interesse basso, io che strumenti di comunicazione dovrò usare? Basterà una mail? Lo devo coinvolgere attivamente, eh? Lo devo coccolare, cioè devo proprio far capire che il suo contributo per me è prezioso, è importante che dedichi il suo tempo al progetto che voglio costruire, no? Al contrario, magari ci sono soggetti che portano un contributo minimo, che è uguale al contributo che ti portano tre o quattro soggetti, ma il loro interesse è molto alto, mandi una mail e sai che ce li hai. Ok? Quindi questo è uno strumento di lavoro, uno strumento di riflessione. E io vi dico, solitamente uno strumento di back office, il gruppo che promuove la progettazione usa questo per partire. Questo alla fine diventa uno strumento estremamente operativo che è un database, è un indirizzario, ok? Dove oggi ci diremo gli macro attori, ma domani tu devi avere nome, cognome, la mail, perché devi attivare il coinvolgimento al workshop. È chiaro? Quindi inizi un ragionamento macro per categorie di attori, man mano lo devi rifinire. E vi dicevo, solitamente uno strumento di back office, ma a volte PCM e GOP ti dicono anche che tu lo puoi usare all'inizio del workshop. Allora, io oggi ho usato questo per chiedervi delle cose, no? Ma io potrei usare questo e dire, bene, chi siamo? Sono la Regione Basilicata e mi occupo di formazione professionale. Bene, che contributo porta al nostro lavoro? E mi dirà, ok? E come mai è qua? Che interesse specifico? Beh, è la mia mission, io formo le donne che poi trovano lavoro, vado a migliorare le loro competenze. Bene, ok. Perché a volte si fa nel gruppo? Per far esplicitare gli interessi. Ok? È un momento di condivisione di chi siamo, perché siamo qua, che contributo pensiamo di poter portare e perché appunto ho interesse a esserci. Va bene? Quindi a volte si può anche utilizzare all'inizio di un workshop. Ma è un fondamentale strumento di back office. Facciamo una piccola simulazione. Allora, donne, mercato del lavoro in Basilicata, tanto lo potremmo pensare nella nostra regione, non cambia. Chi sono gli attori? Facciamo mentalmente questo lavoro che io vi ho detto. Prima pensiamo agli istituzionali, poi pensiamo ai gruppi organizzati e infine se c'è anche qualche singolo. Ok? Attori, ditemi. Quindi la regione, in particolare con che assessorati secondo voi? Politiche giovanili, che può essere interessante. C'è un assessorato alle politiche giovanili? Solo in Puglia. Che poi non è politiche giovanili, si chiama ancora trasparenza e cittadinanza attiva, è cambiato. Si chiama politiche giovanili l'assessorato adesso. E dove è tornato Guglielmo Minervini? Quindi, politiche giovanili, per esempio, se esiste in Basilicata, ma non importa, abbiamo detto. Che altri assessorati? Istruzione. Istruzione. Lavoro? Lavoro? Avete detto istruzione o formazione, forse?
Pari opportunità non credo sia un assessorato, però chi si occupa di pari opportunità? Se c'è una consigliere pari opportunità, una commissione, ok? Va bene. Oltre regione, qualcos'altro secondo voi di regione andrebbe coinvolto? Politiche sociali? Bene. Altri soggetti pubblici oltre la regione? Comuni. I comuni. Già qua ci viene una riflessione. I comuni quali? No? Se tu stai facendo un workshop. Sviluppo economico. È chiaro, sui comuni già ti viene un dubbio, no? Perché se tu stai lavorando su una città, è chiaro che sarà il comune. Ok, poi ti chiederai che uffici del comune, ma ti dici il comune. Se tu stai lavorando su una politica regionale, è chiaro che non potrai avere, non so quanti comuni abbia la Basilicata, però non potrai avere centinaia di comuni, ok? Allora devi fare delle scelte. Uno, quali sono le scelte possibili? Inviti? Inviti capoluoghi di provincia, però ricordiamoci come riflessione che a noi serve il punto di vista. Il punto di vista che porta un comune capoluogo di provincia sicuramente non è lo stesso di un piccolo comune dell'interno. L'altra cosa che puoi fare è invitare le rappresentanze, quindi l'ANCI, no? Oppure ambiti territoriali, una rappresentanza però. Va bene la riflessione? La cosa che io voglio sottolineare, non ci serve una rappresentanza statistica, un campione statisticamente valido, noi vogliamo i punti di vista. Quindi quando a me è capitato di lavorare su politiche regionali, abbiamo fatto questa riflessione. Qualche grande città, qualche città costiera che su certe tematiche ha delle problematiche specifiche, banalmente la popolazione che passa da un certo numero a un altro completamente diverso in pochi mesi, allora dipende su cosa stai lavorando, è fondamentale, pensate ai rifiuti, la gestione dei rifiuti, per dirne una, no? Vi faccio tanti esempi per capire. Quindi un piccolo comune dell'interno, un comune di... ok? Quindi non cerchiamo un campione statistico, cerchiamo dei punti di vista rilevanti, va bene? Come li otteniamo? Tutto quello che abbiamo detto, va bene la rappresentanza, va bene l'ANCI, va bene un campione significativo, va bene? Quindi comuni può essere l'ANCI piuttosto che un campione, va bene? Ancora altri enti pubblici importanti per questo tema? Università. Adesso facciamo solo la mappatura, poi ci chiediamo che contributo e che interesse. Ancora? Gli uffici dell'impiego. Gli uffici dell'impiego sono solitamente incardinati nelle province ancora a volte? Quindi province in particolare uffici per l'impiego. Vedete come attraverso la riflessione, pian piano, tu dici chi mi serve? Le camere di commercio, quindi stiamo andando in una categoria di soggetti organizzati, magari non più pubblico, pubblico e privato, privato. Stiamo parlando di lavoro, forse i sindacati sono importanti da coinvolgere. Le associazioni di categoria, molto importanti. Spesso le associazioni di categoria, ma anche le camere di commercio, hanno degli uffici, dei gruppi che si occupano di imprenditorialità femminile, piuttosto che... Gli ordini, certo, stiamo parlando di lavoro. Gli enti di formazione. Perfetto, gli enti di formazione, le agenzie formative, perché dietro un discorso di lavoro c'è un discorso di competenza. Quindi le agenzie formative,
Pensiamo a altri gruppi organizzati che possono portare un contributo. Orientamento al beneficiario. Chi è il mio beneficiario? Chi può rappresentare le donne? Che possibilità ho? Quindi, se ci sono delle associazioni, associazioni femminili che hanno un'attenzione magari all'aspetto della... No, le associazioni in categoria intendiamo Confindustria, invece le associazioni sono più la società civile organizzata e quindi ci sono sicuramente in tutti i territori delle associazioni che hanno un po' l'attenzione alle donne, però questo, quindi lo chiamiamo associazioni femminili per capirci, va bene, associazioni che mettono un po' nella loro mission un'attenzione a questo target. Anche alle famiglie, anche che si occupano di famiglia. Certo, certo, associazioni femminili o che si occupano di famiglia. Va bene? È una cosa che succede, vi assicuro, abbastanza facilmente, che è l'ultimo a cui pensiamo. Ma è normale, eh? Quindi attenzione a questo. Se i nostri beneficiari non sono organizzati in nessun tipo di gruppo, noi dobbiamo averli anche come singoli. Ok? E anche lì non ci importa di avere un campione, ci importa di avere i punti di vista e di assicurarci che li abbiamo abbastanza. Da poco abbiamo fatto un lavoro di progettazione europea nell'ambito dei servizi all'infanzia, quindi volevamo dei genitori, no? E abbiamo, tra gli altri attori, e così tra noi nel gruppo abbiamo detto questo, questo, quest'altro, magari pensando a persone un po' abituate a portare un contributo in un workshop di progettazione partecipata, perché anche questo conta, no? Cioè persone che sei sicuro che intervengono, che ti portano un contributo, magari con differenze, una persona che lavora con figli piccoli, un altro magari un po' più grande, disoccupato, cioè cercare di differenziare, ma stiamo sempre ragionando in termini di punto di vista e quindi di contributo che ti portano, ok? Va bene, ce ne saranno tanti altri, non vogliamo che sia esaustiva, capire come lavoriamo. Quindi, perché poi questo lo farete nei gruppi, ok? Quindi la prima cosa è la mappatura. Mi chiedo chi. Dopodiché inizio a lavorare in maniera orizzontale, provo a dire qualcosa sull'analisi. Adesso noi ne prendiamo un paio e ci chiediamo in termini di contributo e interesse. Allora, prendiamo la Regione Basilicata, in particolare l'assessorato al lavoro. Qual è il contributo che porta su questo tema? Mi potrebbe dare forse anche un'idea della realtà, di quante persone sono occupate. Posso scrivere dati? Dati, sì. Dati oggettivi. Dati? Oggettivi. Dati oggettivi. Anche la programmazione regionale per il bando. Perfetto, programmazione. Programmazione regionale e mi viene da dire attuale, quindi in termini di risorse, no? Anche, no? Che cosa potrebbe mettere a disposizione delle risorse, finanziari, ok? Ma anche dirti che cosa è già stato fatto, che è molto importante. Quindi la programmazione precedente, attuale in termini di risorse, dati oggettivi. È chiaro? Come dobbiamo ragionare? Interesse, perché dovrebbe partecipare? Perfetto, migliorare gli interventi.
Perché? Perché fa questo, fa parte della sua mission. Ok? Quindi dovrebbe essere orientata all'obiettivo e quindi lavorare per rendere più efficaci le proprie politiche. Ok? Allora, prendiamone un altro, diverso, l'agenzia formativa. Che contributo pensiamo possa portare un'agenzia formativa su questo tema? Competenza e cosa dicevi Andrea? La formazione. Quindi, per esempio, predisporre dei corsi che siano maggiormente magari rispondenti ai bisogni, eccetera. E l'interesse? Quindi un... Ma anche l'orientamento, non orientarsi verso, non lo so, tipo quello che emerge dalla rappresentanza... Quindi quello che dice è finalizzare il sì, suo finalizzare lavoro, il suo lavoro, sì. Quindi migliore efficacia del sì, proprio... Sì, rendere migliorare efficace. Ok, quindi migliorare l'efficacia del proprio intervento, che è un po' quello che abbiamo detto anche per la regione, migliorare... l'efficacia. E ancora avete detto un'altra cosa? Visibilità, perché no? Ma bisogna dirle queste cose, no? È meglio saperlo, pensa. No, avete detto anche ricavi, guadagni. Ok, sono un soggetto privato, vedete già la differenza, no? Ok? Questi magari portano risorse, no? Questi sì. Fanno una formazione più utile, più efficace, però giustamente è anche un'attività profit, ok? Va bene? Le associazioni femminili cosa portano? Esperienza? Conoscenza di? Certo. Torniamo qua. Perché li vogliamo? Perché sanno di cosa c'è bisogno. Che interesse? Migliorare la condizione. Ok? Domande? Anche per loro. È chiaro? Quindi molto pratico, ci serve per aprire una riflessione, ricordiamoci che siamo in fase di analisi. Quindi ragionare aiuta perché man mano capisci. Quindi si trasforma in un database, è lo strumento che usi per invitare e coinvolgere al workshop e a volte si usa anche con gli attori per iniziare il lavoro. No? È una sorta di presentazione, si fa in tanti modi, PCM ti dice se vuoi la puoi fare facendo la matrice degli attori. Chi siamo, che contributo portiamo, perché siamo qua, che interesse abbiamo. Ok, quindi una cosa simile poi la faremo in ogni gruppo sui temi che avrete individuato. Adesso ci spostiamo il foglio a parete e andiamo avanti. Continuiamo a scappezzare.
Allora, siamo gli attori. Adesso alterniamo, ci sono dei momenti di formazione e dei momenti in cui facciamo una simulazione del workshop. Allora, se voi foste questi attori, ok? Noi stiamo facendo un workshop, abbiamo questi attori, io inizio una parete vuota, ho un tema che è questo, quindi vi accolgo dicendo bene, siamo qui per lavorare su questo argomento, su questo tema, volendo vi faccio presentare utilizzando la matrice. Allora la prima domanda che io pongo al gruppo è questa: che problemi riscontrate? L'idea, allora abbiamo visto definizione del tema entità, abbiamo visto analisi degli attori chiave, siamo arrivati all'analisi dei problemi. Adesso noi ci soffermiamo un po' perché è uno dei punti chiave del metodo e quindi vorrei che ci, diciamo, apprendessimo veramente, questa è centrale. Allora inizierei a chiedere al gruppo quali problemi riscontrate, no? E a volte diciamo è come se tu aprissi la finestra, guardassi quel settore, no? Metaforicamente, quindi non è che poi le cose che non vedi non le dici, i problemi, però dicessi cosa oggi non funziona, quali sono le criticità in questo territorio per questo ambito tematico, ok? E quindi la prima fase di lavoro è l'analisi dei problemi. Però noi adesso, prima di partire con il lavoro, ci diciamo cos'è un problema, che non è scontato. Sì. Anche in questo caso è importante il punto di vista o ci deve essere una sorta di statistica, per esempio su 10 stakeholder, 6 pongono questo problema, ok, allora è importante. Solo uno ha posto quest'altro problema, allora no. Molto importante questa domanda, non ci sono problemi giusti e sbagliati, non ci sono problemi della maggioranza e problemi della minoranza, i problemi sono problemi. Okay, se anche benissimo. Una persona mi dice questo, anche se è solo un una problema, persona, ok. No? Ok? Io non devo, come dire, arrivare necessariamente in questo percorso a una visione condivisa. Ci provo, nel senso che però promuovendo il rispetto verso i punti di vista uno dell'altro, perché, ripeto, non ci sono problemi giusti e sbagliati, ci sono i problemi che gli attori portano. E vi assicuro che fare bene questa è già un bel pezzo di lavoro, cioè se tu hai davvero tutti i punti di vista rilevanti, l'analisi dei problemi quasi sicuramente è un'analisi esaustiva, completa. Vi faccio un esempio in un workshop regionale sul tema dell'istruzione, quindi tutti gli attori coinvolti. Allora, se noi adesso facessimo questo lavoro, è chiaro che diciamo la regione, le province che hanno competenza, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, bla 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 bla, a un certo punto arriverebbero però anche gli studenti, i ragazzi, ok? Quando abbiamo fatto questo workshop, io avevo chiesto che ci fossero i ragazzi, avevo chiesto che ci fossero i ragazzi dei licei, comunque delle ultime classi, perché? Perché magari no, era un workshop di una politica regionale complessa, quindi volevo persone che fossero in grado, no, di portare un punto di vista in maniera assertiva di fronte anche a persone diverse, adulti, eccetera. Allora, il giorno questi ragazzi che erano stati coinvolti di una scuola, non so, avevano un compito alle prime ore, comunque ci hanno raggiunto, sono arrivate quando il workshop era già iniziato. Quindi io avevo già la parete tappezzata di problemi, stavo usando ancora una SWOT, poi vi dico due parole anche sulla SWOT, quindi analisi delle criticità, e ovviamente, no? Non c'erano problemi giusti e sbagliati, c'era una raccolta di problemi, dei punti di vista diversi. Se noi parliamo di istruzione, la provincia che ha competenza sull'edilizia scolastica, che cosa ti dirà? Che le scuole sono fatiscenti, che non ci sono i laboratori, che non sono a norma, che le palestre così, dico per dire, tutta una serie di problemi corretti, è il loro punto di vista sull'istruzione. Cosa ti dirà un insegnante? Lo status dell'insegnante, gli stipendi, la difficoltà di gestire classi sempre più numerose, bla 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 bla. Anche lì non c'è uno giusto o sbagliato, c'è giustamente il loro punto di vista che vedete come un puzzle, no? Come un tassello di un mosaico
si collega con gli altri. Secondo voi la parete era già molto ricca, secondo voi quando sono arrivati i ragazzi hanno portato un altro punto di vista? Cioè tematiche che fino a quel momento non erano state minimamente prese in considerazione. Hanno iniziato a parlare di metodologie, hanno iniziato a parlare di strumenti e via. Allora, come fai a dire c'è un problema giusto o un problema sbagliato? C'è una bella ricchezza di punti di vista diversi, perché gli attori coinvolti sono diversi e non è che hanno uno ragione e l'altro torto, hanno tutti ragione. Ok? Quindi quello che tu devi fare è comporre, no? Con tutti i punti di vista, un'analisi dei problemi. Vedete anche dalle cose che stiamo dicendo come, se voi fate un passo avanti, vedete che le strategie, anche solo con questo esempio che vi ho fatto, sono diversissime, no? E vanno da mettere le LIM nelle classi, ma magari insegnare agli insegnanti a usarle, scusate il, no? Anche a fare riqualificazione e ristrutturazione degli edifici, piuttosto che forse migliorare la posizione degli insegnanti da tanti punti di vista, riconoscimento sociale, stipendi, via, ok? Quindi è chiaro che poi quei progetti a volte non puoi fare tutto. E questo poi torniamo. Dubbi? Quando si parte dal tema, sì. Quindi non si sa dove si andrà a finire, no. Viene enucleato nel corso del tempo, cioè si cerca di definire poi meglio gli aspetti che si vuole andare a risolvere o comunque a... Li definisce il metodo, perché tu quando parti dall'analisi dei problemi, vediamo che poi sia la situazione positiva del domani, vedi che hai... diversi ambiti di intervento. E lì si sceglie la strada da seguire, cioè quale obiettivo andare a prediligere e risolvere. Domani vedremo come, arrivati a questo, dici bene, allora su cosa lavoriamo nel progetto. Allora, è fondamentale nel nostro percorso che noi ci chiediamo che cos'è un problema. Va bene? Perché poi noi dobbiamo far sì che le persone ci dicano i problemi. E allora, quando io gestisco un workshop, non sto coi foglietti per dire cos'è un problema, ok? Io, facilitatore, devo far sì che le persone mi dicano in maniera corretta i problemi. Quindi io devo sapere molto bene come, devo avere questo strumento. Allora. Un problema è una situazione attuale negativa. Io devo poter aprire la finestra e dire questa è una criticità, la vedo, non funziona. Negativa. Allora, già noi dobbiamo fare, vi ho detto prima, un passo indietro, perché tutti noi ragioniamo in termini di soluzioni. E se vogliamo apprendere, sentire nostro PCM, dobbiamo imparare a fare un passo indietro, considerare che il punto di vista degli altri è ricchezza e che probabilmente la prima soluzione che a me viene in mente, che ovviamente è condizionata dalla mia cornice, cos'è la mia cornice? Ho 51 anni, vivo a Cagliari, ho 3 figlie, sono sposata, faccio... una società di consulenza, sono un formatore, è facile che ti dirò di fronte a un problema la soluzione è migliorare le competenze, fare formazione, è chiaro? Non è detto che sia la soluzione migliore. Quindi ognuno di noi porta soluzioni condizionate. Dobbiamo essere capaci di fare un passo indietro, ascoltare gli altri veramente. Anche ciò che ci sembra strano, pensare che non necessariamente sta dicendo una stupidaggine, probabilmente sta dicendo una cosa che se tanto mi sorprende, forse perché esce completamente dai miei percorsi, e insieme costruire una soluzione che probabilmente non è la mia prima, non è la tua prima, è un'altra, che insieme siamo stati capaci di costruire. Questa è la forza della progettazione partecipata, ma dobbiamo essere in grado di fare un passo indietro, va bene? Magari vi dico cose scontate su cui avete già riflettuto a lungo.
Allora, quindi importante l'analisi dei problemi. Cosa non funziona? Perché PCM ci dice che qualsiasi progetto, qualsiasi intervento deve risolvere un problema esistente. Allora io, per poter capire, no, cosa posso fare di utile, devo partire da quali sono i problemi. Ok? Allora, i problemi, per essere espressi bene, PCM fa un grande lavoro sul linguaggio, che noi non possiamo ovviamente fare con i nostri partecipanti, dobbiamo avere noi questo strumento e fare delle domande. Lo strumento del facilitatore sono le domande, e se una persona mi dice una cosa e non l'ha espressa come problema, io devo fare delle domande e far sì che me la dica meglio, come a me serve, ok? Allora, i problemi devono essere reali. È vero che stiamo lavorando sulle percezioni delle persone, però non è che le persone ti possono anche dire cose che non stanno né in cielo né in terra, un po' gliele devi fare oggettivare. Mi può fare un esempio? Ok? Oggettivi, espressi in termini negativi, chiari, specifici. Tipicamente in un workshop, quando tu dici che problemi riscontrate in questo ambito? Ah, perché la pubblica amministrazione non funziona. Ho capito, tu lo scrivi, la pubblica amministrazione non funziona, non te ne fai niente, non te ne fai niente. È una cosa talmente generale, generica, talmente un luogo comune, non troverai mai una soluzione. Mi può fare un esempio più specifico? Può dire, secondo lei, perché la pubblica amministrazione non funziona? Le persone, quando poi sono chiamate a essere più concrete, magari ti arrivano a dire, ah, perché c'è un ufficio, adesso faccio sempre esempi per capirci, c'è un ufficio della ASL di via che apre solo in orari in cui io lavoro, non sta aperto il pomeriggio, non è mai aperto il pomeriggio e io non riesco a usufruire di quel servizio. Bene, prendi, lo scrivi e lo metti lì. Quello è un problema su cui facilmente si può trovare una soluzione se intorno hai gli attori giusti. È chiaro? Fuori dai contenuti, ma per capire percorsi di metodo. Io devo portare le persone a esprimersi in maniera più chiara. Quindi è chiaro che non farò una lezione sul linguaggio in PCM, è chiaro che non gli dirò come si devono scrivere i problemi, ma prima di scrivere un problema cerco di farmelo dire sotto forma di problema. L'altra cosa che spessissimo si fa è il problema è il coordinamento. Cosa vuol dire? A volte le persone ti dicono il problema con un nome con un'accezione positiva. Qual è il problema? L'altra cosa che spessissimo succede è che ti dicono, quindi ho espressi in forma positiva, il problema è il coordinamento. Cosa vuol dire? Mi fa un esempio, ok? O ancora, che il campanello d'allarme che ci deve suonare, come mancanza di una soluzione. In PCM le chiamiamo le soluzioni assenti. Cosa sono le soluzioni assenti? Vi faccio l'esempio che poi troveremo nel caso e che secondo me aiuta a capire. Allora, una cosa che spesso in un ambito del genere tu sentiresti è mancano gli asili nido. Mancano tutte le volte che voi sentite mancanza o che vi viene da dire, perché vedrete che nei gruppi lo farete, è normale. Mancanza, assenza, vi deve suonare un campanello d'allarme, perché non state dicendo il problema, state dicendo secondo voi quello che manca, quindi la vostra soluzione che non c'è. Allora, perché sono dannosissime le soluzioni assenti in PCM? Quindi è chiaro cosa sono? Mancanza di asili nido, ok? Se io mi faccio carico come problema della mancanza di asili nido, quale sarà la soluzione unica possibile? Costruiamo nuovi asili nido. E io vi chiedo, siamo sicuri che sia quello che serve? Magari scopriamo, se andiamo un po' più a fondo, l'importanza di capire meglio, che in una città gli asili sì ci sono, ma sono tutti in periferia e chi vive nel centro storico ha difficoltà, soprattutto se ha il lavoro in zona, dove prendere la macchina, dove portare i figli, ritorna, banalizzo per capirci.
Allora il problema non sarà che mancano gli asili nido, magari scopro che anche quelli che ci sono fanno fatica a stare aperti perché non hanno le classi piene, ok? O ancora che magari io sono un genitore turnista, inizio a lavorare alle 7 del mattino, sì, povero bambino, lo dovrò tirare giù su dal letto a quell'ora, ma tanto l'asilo è chiuso fino alle 8 e mezza. Dico per dire, potrebbe esserci un problema di orari, potrebbe esserci un problema di organizzazione, potrebbero esserci tanti problemi che possono avere n soluzioni. Quindi io devo far sì che il problema venga meglio definito, perché rischio di trovare una soluzione che non risolve, perché magari avrò un altro asilo che dopo pochi mesi chiude perché non ha abbastanza le rette troppo alte, può darsi, capiamo. No? Vai Angela. Io ho una domanda, ho una perplessità, o meglio, non vorrei un chiarimento sulla parola attuale. Sì. Perché spesso e volentieri, quando si apre con la domanda quali problemi riscontrate, capita che più che il problema attuale è, non lo so, faccio un esempio, c'è la chiusura, la scuola mi chiude presto tornando agli asili, quindi il problema è che i bambini rimangono da soli e questo vuol dire che, non lo so, i bambini non vengono seguiti bene. Cioè spesso e volentieri quando chiede a una persona un problema, più che il problema attuale concreto, c'è un'escalation di cose che allontana, quindi la discussione da partire sul problema viene a dire ammazzonato. Allora, in quel caso... Quello che ci dice Angela è molto interessante e vi succederà nei gruppi. Lei non ha detto, lei stava facendo una sequenza logica, no? E da quello, dalla frase che lei dice, io non ricavo solo un problema, magari ne ricavo tre. Lei ha detto, adesso riproviamo, no? Per capire, devo uscire presto, non so a chi lasciare i figli, allora i problemi sono non so a chi lasciare i figli, entro a lavoro presto, piuttosto che, cioè una sequenza di problemi che poi adesso noi metteremo indistintamente nella nostra analisi, poi vedremo invece che ci sono molto utili quando noi dobbiamo fare causa-effetto, no? Perché i problemi non sono scollegati, sono collegati uno con l'altro. Però all'inizio, questa è una cosa che vi dico, non preoccupatevi di causa-effetto. All'inizio noi dobbiamo fare un brainstorming col nostro gruppo, quando lo farete nei gruppi, noi dobbiamo spingere il gruppo a riflettere su quel tema e fare un'analisi esaustiva dei problemi. Quando andremo a lavorare in gruppo, è importante che decidiate un po' dei ruoli, almeno un ruolo di facilitazione, uno di voi prova a facilitare, no? Poi così portiamo avanti tra oggi e domani una riflessione anche sulla facilitazione, prova a facilitare il gruppo e dico a tutti attenzione alle soluzioni assenti, cioè non voglio né che siate troppo condizionati nella riflessione, andate liberi, ma vedrete che tante volte vi capiterà di dire mancanza di qualcosa, ok? Allora campanello, diremo allora, vi dovete chiedere se questo ci fosse, no? Che problema si risolverebbe? Mancanza di asili nido. Se ci fossero gli asili nido, che problema si risolverebbe? Beh, certo, i genitori saprebbero dove lasciare i figli. Allora, qual è il problema? I genitori non sanno dove lasciare i figli. Per esclusione. Sì, però è chiaro che adesso lo stiamo dicendo così esplicito perché è importante che vi passi questo strumento, no? Poi col gruppo tu fai altre domande. Quindi gli chiedi anche... Se ci fosse questo che lei mi dice, molto interessante, se ci fosse quello che lei mi dice, no, non bisogna mai essere respingenti rispetto a una cosa che ti dicono, è molto interessante, mi aiuti a capire, se ci fosse, che problema si risolverebbe? Le persone te lo dicono, ok? In realtà è quasi... Aspetta. C'è questa cosa che è un po' difficile, sì. Attivare una discussione. È quasi automatico, nel momento in cui si va a chiedere a qualcuno di parlare dei problemi, automaticamente... Cioè si fa riferimento sempre a una mancanza, capita quasi sempre questa cosa. Perché capita quasi sempre? Perché io sono convinto che la mia idea sia che io so già, sì, la soluzione in tasca. Anche se diciamo il confine della soluzione assente, cioè il momento in cui si è a un tavolo, non è sempre così immediato, cioè diciamo, magari quello è l'esperienza, magari poi che ti porta. Ti aiuta a capire, sì, cosa ti stanno dicendo. Sì.
A volte basta anche aggiungere, io dico, un aggettivo che ti dia, che ti qualifichi la cosa come una criticità. No? Competenze inadeguate. Poi puoi andare oltre e dire perché sono inadeguate, cosa, no? È l'acquisizione di un ragionamento al contrario. Esattamente, no? Però vi dico anche per rassicurarvi, quando noi non siamo proprio gli attori giusti e stiamo facendo una simulazione formativa, ti vengono più soluzioni assenti. Gli attori reali che vivono i problemi tutti i giorni sulla loro pelle, ti assicuro che ti dicono i problemi, no? Quindi, per assurdo, questa cosa si sente di più in una simulazione, eh? Gli attori magari te ne dicono una valanga, però ti dicono i problemi. L'altro spunto che volevo cogliere da quello che diceva Angela, attenzione, questo nei gruppi lo vedrete molto, quando uno di voi fa un ragionamento, perché magari conosce quell'ambito e vi dice delle cose, facilmente in una frase ci sono 5 problemi, li dovete scrivere tutti e 5 e isolarli. Perché questa, ricordiamoci, è una fase di analisi, stiamo facendo analisi, non correte il rischio di fare sintesi, perché poi non riuscite a costruire l'albero, ok? Molto importante, quindi scrivere i problemi come problemi, con l'accezione negativa, chiari, concreti, non come soluzioni assenti. Ancora? Posso interrompere un attimo? Allora, mi sembra molto interessante questo momento dell'identificazione, perché pensando al fatto che lei diceva prima della Puglia Film Commission, che appunto non esiste proprio questo momento di individuazione dei problemi, cioè sembrerebbe quasi che alcuni bandi siano esclusi da questo processo di project cycle management, perché io nel momento in cui prendo un bando per realizzare ad esempio un progetto appunto della Film Commission, sembra che appunto diciamo sia una fase quasi successiva questa, no? Diciamo per cui mi sembra molto bello appunto questo individuare, ecco, era solamente un'impressione. Sì, una riflessione, sì. Però voglio dirvi questo, quello è anche un ambito molto specifico, no? Allora io voglio dirvi questo, a volte in tutti i programmi, no? Questa fase di analisi di contesto, di analisi dei problemi, voi la trovate già nei programmi, no? Un programma del Fondo Sociale Europeo regionale ha già fatto tutto un lavoro di analisi di contesto, di SWOT, cosa funziona, cosa non funziona, chi sono gli attori, cosa è già stato fatto, quali politiche sono state portate avanti nel periodo precedente, che obiettivi, no? Quindi tutto questo lavoro assolutamente in ottica PCM è già stato fatto e a quel punto ti dà già le macro azioni, gli indirizzi, no? Su cui i bandi vogliono andare. A quel punto è chiaro che tu quando sei a livello di un bando e arrivi qui da un bando, hai già un po' i confini tracciati, no? Non puoi fare tutto, su un bando di fondo sociale puoi fare 1, 2, 3, 4, no? Allora, se io sono qua e lo vediamo, io uso questo caso perché lo vediamo, lo tocchiamo proprio con mano, e arriviamo a identificare 6-7 strategie del progetto, cioè io che scelta posso fare? Che comunque siccome il bando mi indirizza già tanto è inutile partire all'analisi dei problemi, io non sono d'accordo, io dico è sempre vantaggioso aprire e capire veramente di cosa ci sarebbe bisogno, anche a costo di arrivare qua con 4, 5, 6 possibili strategie di intervento, riguardare il bando e dire guarda un po', su questo bando ne posso portare avanti solo una. Grazie. È chiaro, no? Sì. Però sono d'accordo, hai già un indirizzo molto molto preciso. Visto che al microfono sentiamo. Ma scusa, per quanto riguarda il ruolo del facilitatore, sì, no? Come facciamo ad arginare la mole? Cioè, nel senso, poi no, di solito succede quando ci sono tante persone presenti, si va a ribattere sulle stesse cose, molto spesso uno tende a difendere il proprio punto di vista rispetto a quello dell'altro. Come facilitatore, senza essere escludenti, come... Allora, in questo caso hai due cose che ti supportano. Uno, la visualizzazione,
no? Così come in Metaplan che abbiamo visto nel laboratorio la scorsa settimana. Quindi la visualizzazione ti aiuta perché i problemi sono a parete, sono scritti, quindi a quel punto le persone possono o aggiungere, no? O se vogliono discutere su qualcosa si può discutere, però come vi dicevo prima è un problema, se una persona, un soggetto l'ha portato come problema, per quel punto di vista è un problema, quindi non è che stai a discutere che sia, lo sia o non lo sia, certo c'è discussione però non hai difficoltà alla fine a trovare un accordo, diverso è se stai lavorando in un altro ambito di metodologia, però per esempio la visualizzazione aiuta moltissimo a non prendere continuamente strade trasversali, a stare sull'obiettivo, a non tornare indietro sulle decisioni perché tutto è scritto, no? Sarà che noi usiamo, ripeto, molto Metaplan che usa la visualizzazione, ma anche GOP usa la visualizzazione, è una cosa che aiuta molto a far stare il gruppo sullo stesso pezzo di discussione, no? Sì, per quello che diceva anche il ragazzo prima, una riflessione, penso che sia importante anche nel caso, potrebbe essere importante anche nel caso di bandi, programmazione europea, lo stesso fare un'analisi di contesto per rendere i problemi più territorializzati, certo. Quindi più aderenti veramente alla realtà, magari i risultati che, a cui giunge l'Unione Europea sono gli stessi che tu rilevi poi sul territorio effettivamente analizzando, però hai una visione molto più specifica. Legata, sì, specifica, certo. E quindi puoi anche adottare soluzioni decisamente più mirate. Certo, considerate che anche nei programmi, allora programmi comunitari siamo a livello proprio di unione, i programmi operativi regionali sei comunque a livello di una regione, ma pensate in Puglia, in tutte le nostre regioni, hai realtà completamente diverse, hai le realtà fortemente di sviluppo turistico che sono un mondo e le piccole realtà dell'interno, piccoli comuni di montagna di sviluppo rurale che sono un altro mondo, quindi è chiaro che qui tu l'analisi del contesto ce l'hai, ma è un'analisi indifferenziata, poi tu devi fare un lavoro calato sul contesti locali specifici, no? Quindi questo è importantissimo, anche sugli attori. Gli attori di una comunità locale sono diversi, magari avrei anche qualcuno che viene dal livello provinciale o dalla regione, ma devi avere gli attori di quel territorio, certo. Ok, allora adesso, prima di vedere il caso svolto, facciamo un piccolo lavoro per provare noi a dire, secondo noi, quali sono i problemi. Ok? Poi per vedere il percorso li ho portati già anche pronti, così vediamo. Allora, proviamo. Donne e mercato del lavoro in Basilicata. Quali problemi riscontrate? Adesso non fatevi bloccare troppo dal dirlo bene come problema, facciamo un po' di palestra, diciamo qualche problema e poi ci riflettiamo. Quindi, ci ha detto due cose, siete d'accordo? Quindi, una la possiamo tradurre come poche opportunità lavorative. Poche opportunità lavorative e scarso sviluppo industriale nella regione. Ok? Ancora. Non ci sono? Ecco, come di che trasporto pubblico parliamo, per esempio? No? Lui mi dice non ci sono trasporti pubblici. Allora, no? Non ci sono trasporti pubblici, uno può dire, mi faccio capire. Trasporti pubblici, di cosa parliamo? Che tipo di trasporto pubblico? Di che tipo di trasporto pubblico parliamo in particolare? Se io devo andare a Matera, ma un bus. Ecco, quindi sono inadeguati, eh? Ma è un problema di orari, non ci sono le linee.
Ok? Stiamo facendo una simulazione per capire. Lui mi dice non ci sono trasporti pubblici. Tu lo scrivi non ci sono trasporti pubblici. Può essere un po' generico per trovare una soluzione. Allora fai delle domande, no? Cioè usiamo questo proprio come palestra per capire io che cosa devo fare. Allora, cosa gli posso chiedere? Gli posso chiedere di che tipo di trasporto pubblico parliamo? E lui già ti ha fatto un esempio più concreto. E allora puoi dire, è difficile raggiungere Matera in autobus, ok? No? Difficoltoso raggiungere Matera in autobus è difficoltoso. Da dove? Gli avrei potuto chiedere anche per capire se è un problema di una tratta. Dalla Puglia, da Bari. Ok? Adesso usiamolo giusto per... Va bene? Quindi, difficoltà, ok? Provo a tradurlo così. Difficoltà a raggiungere... Matera in autobus, ma magari mi può parlare, perché trasporto pubblico, capite bene che possiamo parlare di aeroporti, possiamo parlare di treni, va bene? Quindi questa fase ci serve per capire io come facilitatore come agisco. È chiaro che non faccio la lezione su come si dice un problema, ma nei fatti porto le persone verso quello che a me serve espresso come problema, non che gli cambio i contenuti me li dà il gruppo, ma io gli aiuto a definirli meglio, più concreti, va bene? Facciamo altri esempi. Volevo fare una domanda, nella veste del facilitatore, sì. Abbiamo parlato prima di problemi che devono essere quanto più oggettivi possibile, sì. E che non siano dei giudizi personali, sì. In questo caso, no? Per esempio come l'esempio che ha fatto, sì. Che ha fatto lui, della difficoltà legata al trasporto pubblico, sì. Cioè come si fa a verificare l'oggettività? Perché per esempio non sono d'accordo con questa cosa, se parliamo di trasporto pubblico in generale e non di Ferrovie dello Stato. Perfetto. Però allora, questa è una considerazione mia, che chiaramente nella veste di facilitatore devo cercare di oggettivare quanto più possibile senza comunque influenzare chiaramente. Ok, come faccio a farlo? Io ho diversi strumenti. Se un tema è un tema complesso, vi ho fatto l'esempio prima di un ambito regionale sull'istruzione, in quel caso noi avevamo a parete dei pannelli che davano i dati oggettivi dell'istruzione in quella regione. O può dipendere anche dalla conciliazione tra il tempo del lavoro e il tempo da dedicare alla famiglia, perché perfetto. Quello è fondamentale. Lo possiamo scrivere, difficoltà a conciliare tempo lavoro, esatto. E tempo di cura, quindi... no? Diciamo magari adesso io non leggo il nome, pian piano lì. Sara. Sara. Ecco, Sara ci dice, no? Siete d'accordo? E magari su questo però apri la discussione, qualcun esatto. altro fa un intervento collegato e da lì raccogli un altro problema, perché magari le persone sono portate a specificare, a fare esempi e quindi tu riesci a raccogliere man mano. Quindi difficoltà a conciliare... Per esempio, tempi di vita, tempi di lavoro e tempi di vita, di cura. Ok? Proviamo a dirne altri? Andrea. Adesso siete un po' condizionati, gli attori te li buttano addosso i problemi, non stanno lì a... Lo starò dicendo bene? Ma questo è un po' più di ordine sociologico. Sì. Poca convenienza ad assumere un ruolo attivo nell'economia legale. Quindi scarsa convenienza. Allora, questo è chiaro, ad assumere, adesso vi dico un'altra cosa, un ruolo attivo nell'economia legale. Allora, è chiaro che tu facilitatore di fronte a una cosa del genere ne devi fare di domande, ok? Cioè è un problema che apre un mondo. Allora, a volte i problemi sono chiari, sono circoscritti, ok? Quindi puoi chiedere, puoi indagare, tu devi attivare discussione sui problemi perché devi, no? Ma
un problema così ti apre una discussione notevole, allora chiedi, inizi a chiedere, no, lo prendi, lo scrivi, dopodiché dici, ah, interessante, proviamo a capire perché c'è poca convenienza da parte delle donne, eh? Perché nell'economia legale invece quello che riscontriamo cos'è? Che c'è una forte presenza nell'economia sommersa. Ok, allora di lavoro femminile. Forte presenza, ok? Io continuo a scrivere, lui mi sta specificando ed è così che io inizio a costruire causa-effetto, no? Tutto quello che viene. Forte presenza di economia sommersa. Mi sta dicendo un'altra cosa, siete d'accordo? È un altro problema rispetto a quello che mi ha detto prima. Ok? Analisi, dentro, ok? E quindi perché c'è una scarsa convenienza? Perché c'è il timore di perdere vantaggi, ad esempio, dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, delle sovvenzioni. Infatti l'ho fatta apposta questa domanda, sapevo che avrebbe scatenato. No? È un tema che apre tanti altri problemi e vanno scritti tutti, perché poi adesso è prematuro, ma quando iniziamo adesso fra poco a costruire l'albero, è chiaro che se io lo lascio così è isolato, non gli trovo cause, non gli trovo effetti, è complesso, no? Tutto ricco di significato ma isolato. Io invece devo scavare intorno, ok? Quindi gliene faccio dire uno, ne faccio dire altro, attivo la discussione, cosa ne pensate? Ma quindi stiamo dicendo che le donne lavorano in nero? Ah, no? Cosa porta questo? Ok? È chiaro il lavoro che si fa in fase di analisi? Cosa fa il facilitatore? Quindi non stressa certo le persone che partecipano al workshop, che siano regionali, delle associazioni, ok? Con il problema deve essere espresso come problema, le soluzioni assenti, no. Ma aiuta il gruppo a esplicitare meglio i problemi e a farli venire fuori, e lo fa attraverso le domande, attraverso la discussione. Ok, e scrive. Rispetto delle regole della tavola. Certo. È chiaro che campanello d'allarme, se una persona mi dice, ah, perché secondo me c'è mancanza di bla 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 bla, ovviamente io, cioè, non è che dico, però suona il campanello, no? E quindi dico, mi aiuti a capire, se questo che lei dice ci fosse, fosse presente secondo me? Consentono di ottenere i risultati che si possono ottenere. Cosa dicevate? No, si discuteva sul rispetto delle regole da adottare sul tavolo. Sì. Cioè delle regole, sottolineavo che, avendola fatto io questa osservazione, che la finalità delle regole è quella di garantire a tutti i presenti al tavolo di avere parola, di evitare sovrapposizioni, che diventi praticamente una caciara il tavolo, che certo. Non ti porti, che toglie qualità poi al risultato da ottenere. Quindi certo. il senso era quello della regola. Domani facciamo un lavoro sulla facilitazione, facciamo un gruppo ecco, di no, discussione. Quello che dicevo appunto a lui era questo discorso del rispetto delle regole, no? Perché nel momento in cui si cerca un problema implica una situazione conflittuale.
quindi non puoi rispettare le regole. Questo è che... Cioè nel momento no, in cui... punti di vista diversi, ma questa è la ricchezza dei gruppi. Nel momento in cui cerchi un problema e non puoi porti come dire io cerco di risolvere il problema o una situazione di regola, una situazione regolare, devi comunque porre un problema, quindi creare un conflitto, altrimenti il problema non uscirà mai. Stiamo parlando di due cose diverse. Noi siamo un gruppo che lavoriamo su un ambito tematico, io chiedo a voi un momento di ascolto, di condivisione di quali sono i problemi di quel settore fuori dalla nostra finestra. No. Guardate, l'unico conflitto che un po' nasce nei processi partecipativi, di progettazione partecipata di questo tipo, è che quando si analizzano i problemi ci si fa un po' male, no? Nel senso che in qualche modo, se siamo gli attori rilevanti di quell'ambito di politica, alcuni dei problemi andranno a volte addosso a me, a volte addosso a qualcun altro. Se si dice che la politica regionale negli anni passati non è stata abbastanza efficace, probabilmente chi è lì e scrive, no, e porta avanti sarà un po'. Però guarda, ma è normale, io a volte avviso e lo dico, se siamo qua è perché siamo disponibili a metterci in discussione, anche quando facciamo una SWOT, individuiamo le criticità, siamo disponibili a metterci in discussione, a capire cosa non ha funzionato finora, perché il nostro obiettivo comune è individuare aree di miglioramento, quindi individuare insieme gli obiettivi futuri, ma anche gli obiettivi non è che poi vanno in capo a qualcuno, vanno in capo a tutti in un'ottica di corresponsabilizzazione. Questo è un aspetto fondamentale, non i processi di coprogettazione, la corresponsabilizzazione, altrimenti cosa stiamo facendo? La lista dei sogni da consegnare all'amministrazione non funziona, no? Quindi l'unica cosa che a volte si può prevenire anche dicendolo, no? Non siamo qua, non dobbiamo avere, dobbiamo far cadere l'atteggiamento giudicante, no? Non siamo qua per fare il processo a qualcuno, siamo qua per rimboccarci le maniche, assumerci ognuno le proprie responsabilità, essere disponibili a dire forse non tutto quello che abbiamo fatto finora ha funzionato, però siamo qua perché siamo convinti che dobbiamo lavorare insieme e migliorare, no? Quindi su queste cose puoi agire perché le previeni, le espliciti. Andrea? No, io volevo solo fare una riflessione sul ruolo del facilitatore. Il facilitatore non è quello che scatena il conflitto, è quello che apre una discussione su qualcosa. Il facilitatore deve essere la persona più estranea ma attiva all'interno del gruppo, deve essere uno che deve essere, come si diceva prima, deve essere molto attento alla gestualità, alle mimiche facciali, agli umori del gruppo e deve inserire mano a mano una variabile all'interno della discussione per stimolarla, ma mai interferire con opinioni, pensieri o creando il conflitto. Il conflitto semmai si genera dal dialogo di una persona con l'altra, ma il facilitatore deve rimanere sempre fuori, perché lui è un osservatore partecipante in questo caso, ma deve essere non partecipante, deve essere imparziale, che poi è la cosa più complicata in assoluto da fare nella gestione dei gruppi. Soprattutto se tu sei un portatore di interesse, non sei un soprattutto reale esterno. Certo, contrastanti, certo. Tu sei quello che in qualche modo a un certo punto prende il coperchio della pentola che sta bollendo e lo toglie, dice facciamoli venire fuori, ci sono conflitti, facciamoli venire fuori, li gestiamo, non è quello che ti deve preoccupare. È peggio no, tenere lì, perché tanto, no, come il caso che facevamo prima, se c'è qualcuno che porta un punto di vista che è troppo discordante con quello che io voglio, non è che gli dici guardi, quella è la porta, lei è disfunzionale per quello che io voglio fare, no, quello che ci dicevamo prima, no, sta dentro, lo gestisci. C'è tutta questa cosa che diciamo, prima si diceva la terzietà, no? Del facilitatore, il soggetto terzo, neutrale, però non equidistante, noi diciamo equivicino, no? Cioè le persone ti devono sentire vicino, tu sei con tutti.
Ah, perché realmente è così, eh? Spesso tutti hanno ragione, hanno il loro punto di vista, vedono un pezzo. La forza di questi processi è che le persone, se riesce a far sì che imparino ad ascoltarsi, imparano. Sono processi di apprendimento, perché se io vedo sempre solo il mio punto di vista, la volta che sento il pubblico che mi dice sì, lo so, tu sei un privato, la pensi così, ma guarda che forse sto imparando, no? Che c'è anche un altro punto di vista che è ugualmente corretto come il mio, e un altro. È da questo che diventano dei percorsi di apprendimento reciproco. Se si è disposti a mettersi in discussione, a ascoltare. Che succede se gli interessi superano i contributi? Ah, lì ci sono tante anche metodologie che lavorano sulla gestione dei conflitti. Quello che si fa nei processi partecipativi è cercare di portare avanti una negoziazione che si chiama negoziazione integrativa e non distributiva. Nella negoziazione distributiva, che è più basata sul conflitto, no? che sulla cooperazione, quindi noi cerchiamo di facilitare un approccio collaborativo, e nella negoziazione distributiva uno vince, uno perde. No? È quello che noi dobbiamo far sì che non succeda. Noi lavoriamo per una negoziazione integrativa in cui magari vinciamo tutti e due, uno più, uno meno, uno poco, no? Ma tutti e due, no? Quindi esplicitare gli interessi ci aiuta proprio per questo, per trovare un terreno comune, no? E trovare un accordo, un ambito. Però, ripeto, quello quando ci sono processi partecipativi di altro tipo, nella progettazione partecipata si riesce forse più facilmente a far sì che ci sia soddisfazione, no? Diciamo che se uno partecipa nei processi di questo tipo si presuppone che abbia voglia di cooperare e non certo. Cioè nella fase di progetto di identificazione si presuppone che uno partecipi ad un tavolo del genere perché ha voglia di, cioè non di far prevalere il suo punto di vista. Certo. Perché se no uno si scrive il progetto per conto suo. A tavolino, no? Ok? Allora, sì, Emanuela. Sì, rispetto a quello che stava dicendo adesso la ragazza, però può succedere che io sono un soggetto terzo, no? Un'associazione, qualcuno che sta organizzando, che sta invitando, chiamando gli attori, che invece non è che abbiano forse proprio tutta questa voglia di collaborare, o magari stanno vedendo quella l'occasione per esplicitare il proprio punto di vista. Non è che accade sempre che si è disponibili ad ascoltare, anzi, magari si vede proprio quella come l'occasione giusta per adesso faccio capire che questo è quello che è, e ognuno poi la pensa così. Può succedere. Allora, questo succede. Uno, adesso che tanto di moda, dico io purtroppo, da dire, la partecipazione, perché questo, no, ha dei risvolti che non sempre sono positivi, poi ne parliamo se vogliamo. Uno dei problemi della partecipazione è che le persone non partecipano, ma non è che non partecipano perché non hanno interesse, non partecipano perché non hanno tempo, perché... Voglio dire, se ognuno pensa, comunque è impegnativo stare dietro ai processi partecipativi che ci interessano, capita mille volte, anche da cittadino. Innanzitutto ognuno di noi è tante volte stakeholder, no? Cioè ognuno di noi è portatore di interessi diversi, e se tu dovessi essere coinvolto in ogni attività oltre il tuo lavoro, no? Anche in quello che ti coinvolge, una volta da cittadino, una volta da genitore, un'altra volta... È veramente difficile star dietro tutto, quindi c'è un problema nella partecipazione, che è che le persone non hanno il tempo di partecipare a tutto, quindi anche questa è una riflessione che noi dobbiamo avere, perché dobbiamo avere grande rispetto per il tempo delle persone, no? Cioè i processi partecipativi che fanno assemblearismo, che fanno perdere tempo, in cui non si arriva a risultati concreti, non funzionano. Ci vanno come un boomerang contro. Chi crede in queste cose, le porta avanti... Cerca di portarle avanti con serietà, con professionalità. Non fa bene che ci sia tanta partecipazione di cui si parla e si fa, e si fa male. Perché dopo che uno ha perso il tempo una volta, non lo perde una seconda, capito? Magari lo sta invitando a una cosa seria, ben strutturata, non viene. Quindi, vabbè, parentesi. Quindi, questo è un aspetto.
dicevi un'altra cosa, Emanuela? Lo usi un po', tu dici, anche per fare sfogatoio, per portare avanti... Certo. Magari vuole anche... certo, magari la persona vuole anche collaborare, ma non è assolutamente pronta ad ascoltare, sì, e quindi non ha, non, cioè, si pone nella condizione di dire quello che, sì, è il proprio punto di vista, ma non è in grado di accogliere. Sì. Tu che strumenti hai per migliorare questo aspetto? Tu che promuovi un percorso di progettazione partecipata, che strumenti secondo hai? Me è quello di far parlare le altre persone, esplicitare gli interessi diversi e la rilevanza della diversità degli interessi. Quindi tu hai degli strumenti prima dell'incontro che sono la comunicazione di invito, no? Perché tu le avrai invitate le persone, sì, lì. Allora, una cosa che io dico sempre, siamo un po' tutti stufi dei convegni in cui poche persone parlano e centinaia di persone ascoltano. Però se tu vuoi un ruolo attivo alle persone, che le persone portino un contributo, un ruolo attivo, glielo devi dire. Eh? È fondamentale, tu non puoi pensare che le persone credano di arrivare a un convegno e si trovano in un workshop con la parete attrezzata e con qualcuno che gli dice cosa ne pensi di. Guardate che questa è una cosa da non sottovalutare. È molto importante, quindi nella comunicazione di invito è importante dire perché è importante il vostro contributo, perché vi sto invitando a fare che cosa, si tratterà di un workshop partecipativo, vogliamo progettare insieme il futuro del, perché il tuo contributo è importante, devi enfatizzare questo, devi ugualmente comunicare la presenza di attori diversi, chi saremo, in qualche modo lo devi dire, no? Parteciperanno all'incontro attori pubblici e privati coinvolti nel tema in questione, ok? Cioè tutto ciò lo devi dire, lo devi comunicare. Quindi hai uno strumento che è, le persone arrivano qui sapendo che cosa? La comunicazione di invito, ok? L'altro è il tuo ruolo di facilitazione, quindi vi dicevo, definire bene gli obiettivi dell'incontro prima di iniziare, esplicitare chi siamo ed eventualmente che interessi abbiamo, anche opposti, premettere, oggi faremo un'analisi SWOT, in cosa consiste l'analisi SWOT, criticità, forze di questo settore. È chiaro, parliamo del settore in cui tutti noi operiamo, quindi se andiamo a parlare delle criticità qualcuno si farà male, io gioco anche un po', scherzi, no? Qualcuno si farà male, ma siamo qui per questo, vero? Abbiamo l'obiettivo di ascoltarci, le devi esplicitare le cose. Mi sembra che dicesse se gli interessi superano i contributi. Ecco, mi sembra di pensare al fallimento, no? Se succede appunto che gli interessi, in questo caso, superano. Quindi, fallimento ipotizzabile, ecco, a cui noi leccesi siamo abituati. Ah, ma sì. Cosa vuol dire che l'interesse... Allora, i contributi te lo portano, se sono lì ti portano un contributo, no? Perché tu gli chiederai, sai che hai bisogno dei dati, gli dirai prima, forse li avrai sentiti e gli dirai al referente della regione, avete dei dati oggettivi su questa politica che portate avanti da anni? Avete fatto una valutazione? Avete gli ultimi dati del report di valutazione del valutatore indipendente? Faccio esempi, non è che per il giorno ce li porto, non è che mi manda un documento di sintesi così io ne faccio delle stampe e le metto a parete, cioè... C'è un lavoro dietro, non è che un giorno c'è il workshop. E anzi, il lavoro di progettazione, di coinvolgimento, di preparazione, di comunicazione, a volte è ben... La partecipazione è motivata. È preparata. Certo. È motivata, quindi è ovvio che l'ente che è lì, vuole partecipare lì, no? Per quel motivo, abbia dei contributi, ovviamente degli interessi, altrimenti quindi, non ci sarebbe un incontro. Tutte queste cose le gestisci prima, le organizzi, le progetti. Non esisterebbe proprio l'idea. Quindi, ecco, un'altra cosa stiamo dicendo. Cioè ti arrivano centinaia di partner, ti dicono mi interessa il tuo progetto. La progettazione poi tu scegli con chi lavorare. Comunque.
comunque la cosa che vi voglio dire è che i processi partecipativi, i processi di progettazione partecipata sono processi strutturati. Questa parola la dobbiamo, strutturati, vanno progettati. Noi facciamo un lungo lavoro di progettazione dei processi partecipativi, devi capire qual è l'obiettivo, i risultati attesi, chi sono gli attori, che tempo hai a disposizione, cosa è già stato fatto su quel tema in quel posto e tante, tante altre cose. Allora possono essere efficaci. E l'ultima cosa che decido è che metodologia usare, l'ultima. La metodologia è uno strumento, tutta questa enfasi che c'è ormai sui metodi. Io non c'è volta in ufficio che non scherzi con i colleghi, ricevo la telefonata di qualche committente, dico anche oggi ci volevano comprare 2 chili di host e 1 chilo di PCM. Perché le persone ti chiamano e ti dicono vogliamo fare un open space? Io dico bene, ah, molto interessante, inizio a fare domande. Dopo un po' capisco che quello che serve non è quella metodologia, ma magari un percorso completamente diverso. Ma, ce lo siamo detti prima, la partecipazione è diventata di moda, quindi le persone hanno partecipato a un host, hanno visto che questa cosa curiosa funziona e ti chiedono quella, non ti chiedono di attivare un processo partecipativo in un ambito, in una politica, ok? E questa è una delle distorsioni del fatto che sia diventata una cosa di moda. E quanto possiamo andare avanti? Ok, ok, allora, allora, per vedere, il percorso che noi facciamo per l'analisi dei problemi e poi il lavoro sull'albero, facciamo questa simulazione, abbiamo questo caso, voi siete gli attori man mano in una discussione come adesso abbiamo provato a vedere, a fare, scrivendo bene i problemi, eccetera, hanno detto tutta una serie di cose, ok? Io adesso ve le leggo, le mettiamo qui a parete e poi andiamo a vedere come si costruisce un albero, ok? Allora, le donne non posseggono adeguate competenze professionali, questo l'ha detto l'agenzia formativa. Non sono informate sulle possibilità di autoimpiego, non riescono a costruire imprese individuali, questo è quello che è emerso, va bene, da tutto ciò che il gruppo ha detto. Ci sono bassi redditi familiari, Basilicata, gli stipendi medi e i redditi delle famiglie sono bassi, la programmazione territoriale dei servizi sociali è inadeguata, non hanno la patente, avete visto i dati oggettivi? Ci dicono che hanno una, in media la patente meno che in altre regioni, ok? Infrastrutture viarie sono poco sviluppate, non hanno accesso al credito, anche qui i dati ci dicono che sono le donne in particolare che hanno difficoltà ad avere accesso al credito, sono escluse dal mondo del lavoro, le imprese poi in questo periodo di crisi non effettuano assunzioni, la pressione fiscale è sempre più elevata, il sistema formativo non fornisce una preparazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro, le donne non sanno a chi lasciare i figli, problema scritto come problema, il costo del lavoro è troppo elevato, le donne hanno difficoltà a raggiungere il posto di lavoro. Ok, quindi io avrò attivato la mia riflessione, avrò avuto un assistente che mi aiuta per scrivere, poi chiederò ancora al gruppo, quindi attenzione, man mano che i problemi arrivano io li metto a destra sul pannello in maniera indistinta, li faccio discutere, quando le cose sono discusse le scrivo, le metto lì, ok? A un certo punto chiederò, vi sembra che ci sia altro? Ogni tanto li rileggo, chiedo condivisione, vi sembra che ci sia altro? È chiaro che no, già qua potremo prendere e usare, non ci importano, no, i contenuti. Quindi a un certo punto il gruppo mi dirà, va bene, secondo noi abbiamo fatto una buona analisi, io li rassicurerò e dirò comunque in qualsiasi momento anche del nostro percorso successivo, se vi viene in mente una cosa che non abbiamo ancora espresso, di cui non ci siamo, su cui non ci siamo confrontati, ditela e andiamo avanti, ok? Allora, a questo punto noi abbiamo una seconda fase del nostro lavoro. Dall'analisi dei problemi dobbiamo andare a costruire l'albero. Che cos'è questo fantomatico albero dei problemi? Abbiamo detto che
un diagramma dall'analisi dei problemi all'albero dei problemi. L'albero dei problemi è un diagramma d'albero che gerarchizza i problemi in una logica causa-effetto, dove le cause stanno in basso e gli effetti stanno in alto. È chiaro? Ok. Allora, come si fa a passare, a far passare il gruppo dall'analisi dei problemi all'albero dei problemi? Abbiamo due modi. O prendiamo un qualsiasi problema, lo prendiamo e lo mettiamo al centro, e chiediamo al gruppo, secondo voi, cosa viene prima, cosa viene dopo, cioè cos'è una causa di questo problema o cos'è un effetto. Oppure possiamo andare a cercare, a far cercare al gruppo il problema più alto, l'effetto ultimo. Secondo voi, che leggete quei problemi, che li avete discussi finora, qual è l'effetto ultimo? Allora, le donne escluse dal mondo del lavoro. C'è un altro effetto, secondo voi, alto, così? Potete anche alzarvi, eh? Se le donne sono escluse dal mondo del lavoro, cosa succede? Bassi redditi familiari. Allora, come si legge l'albero? Se io lo metto qua, l'albero si legge dal basso verso l'alto. Quindi quello che ci dobbiamo man mano chiedere per costruire questa gerarchizzazione, su ogni cartoncino rispetto all'altro ci dobbiamo chiedere: va qui o va qui? Come faccio a capirlo? Lo devo leggere. Se io lo metto qua, diventa: i bassi redditi familiari fanno sì che le donne siano escluse dal mondo del lavoro, e vedo che non funziona. Allora sarà, provo qua, le donne sono escluse dal mondo del lavoro, quindi ci sono bassi redditi familiari. Funziona? Sì. Allora lo metto qua. Ok? Allora, se vado dall'alto in basso, mi chiederò: le donne sono escluse dal mondo del lavoro perché? Quali sono le cause? Devo lavorare, giocare su questo. Allora, per esempio, le donne non posseggono adeguate competenze professionali. Le donne non posseggono adeguate competenze professionali, quindi sono escluse dal mondo del lavoro e ci sono bassi redditi familiari. Perché le donne non posseggono adeguate competenze professionali? Abbiamo discusso. La formazione non è adeguata, quindi l'avevamo detto questo, eccolo. Il sistema formativo non fornisce una preparazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro. Provo a rileggere, vediamo se funziona. Stiamo dicendo che il sistema formativo non fornisce una preparazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro, quindi le donne non posseggono adeguate competenze professionali, sono escluse dal mondo del lavoro, i redditi familiari sono bassi, le famiglie saranno monoreddito e quindi funziona? Sì. Vediamo se ci sono altre cause per cui le donne sono escluse dal mondo del lavoro. Le donne sono escluse dal mondo del lavoro non solo perché non posseggono adeguate competenze, giusto? Anche perché? Magari non hanno la patente. Proviamo a dire. Quindi dire, cioè, per esempio, c'è anche la patente. E quindi dove lo vogliamo mettere? Come una causa? Come una concausa di questo? Facciamo delle ipotesi. Perché se io lo mettessi qua, dovrei leggerlo. Proviamo, solo provando poi. Accanto a questo. Le donne non posseggono adeguate competenze professionali. In più, se li metto a fianco, sono concause. Non hanno la patente, sono escluse dal mondo del lavoro. Se le donne non hanno la patente, cosa succede? C'è qualcos'altro? Ah, ho
Ok, quindi le donne non hanno la patente e quindi hanno difficoltà a raggiungere il posto di lavoro. Allora adesso io devo lavorare per capire questo altro piccolo ramo che si sta creando come stia rispetto agli altri. Allora, le donne hanno difficoltà a raggiungere il posto di lavoro, quindi non hanno la patente? O le donne non hanno la patente e quindi hanno difficoltà? Così? Ok. Allora, se io lo metto così, devo capire, no? Allora, però noi abbiamo detto che questo porta qui. Noi abbiamo detto che se le donne hanno difficoltà a raggiungere il posto del lavoro, sono escluse. Così come se non hanno le competenze, giusto? Allora, proviamo a farle diventare concause a questo livello. Quindi, io così come le leggo. Le donne non hanno la patente, quindi hanno difficoltà a raggiungere il posto di lavoro, sono escluse bassi redditi. O anche, se le donne non posseggono adeguate competenze professionali e hanno difficoltà a raggiungere il posto del lavoro, sono escluse. Ok? Queste sono concause di questo effetto. Funziona? No. Sì? Lo leggete? Le donne non hanno la patente, quindi non posseggono adeguate. Cioè, se stanno messe in no? No, perché questo è un ramo a sé. Ah, okay. Ok? Sono questa è una allora, ogni livello è causa effetto del livello sopra. Quindi questa sarà la causa di questo effetto, questa a sua volta è la causa di questo effetto. Questa è la causa di questo effetto, questa diventa la causa dell'effetto che sta su, ok? L'importante è che tu continui a provare, questo lo farà il facilitatore nei gruppi, a leggere e vedere se funziona. Fin qui funziona. Proviamo a vedere se c'è qualcos'altro, per esempio infrastrutture viarie poco sviluppate. Ha senso? Vicino a questo? E quindi sta qui? Sta qui. È una concausa. Quindi cosa stiamo dicendo? Che le donne non hanno la patente, in più le infrastrutture viarie, il trasporto pubblico, ok, è chiaro che potremmo arricchire ancora tanto, ma ci serve per capire il metodo, come funziona. È chiaro che allora le donne non hanno la patente, le infrastrutture viarie sono poco sviluppate, potremmo aggiungere quello che avevamo detto prima, c'è difficoltà di raggiungere i luoghi con i mezzi pubblici, con l'autobus, tutto ciò fa sì che le donne abbiano difficoltà a raggiungere il posto di lavoro, ok? Anche questo fa sì che siano escluse. C'è qualche altra cosa che ci interessa? C'è qualche altro motivo per cui le donne sono escluse dal mondo del lavoro? Ecco, non sanno lasciare i figli. Ci poniamo. Quindi non sanno a chi lasciare i figli, quindi sono escluse. Quindi stiamo sempre su un livello di concausa qua. Perché non sanno a chi lasciare i figli? Cosa c'è che non funziona? C'è qualche problema che abbiamo discusso prima? Che fa sì che? Ah, hai visto? No? Non è che non ci sono, ma è inadeguata la programmazione, quindi aprono tutti alle stesse ore, sono concentrati in certe zone della città e in altre no, tutto quello che vogliamo dire. E qui? Ok? Quindi la programmazione territoriale dei servizi inadeguata, cos'altro? Cos'altro avete visto? Allora, le donne non sono informate sulle possibilità di autoimpiego. E questo cosa fa sì? È legato a queste cose che abbiamo già detto o è un altro ambito? E questa? È qui? Più su? Quindi stiamo dicendo che le donne non sono informate sulle possibilità di autoimpiego e quindi sono escluse dal mondo del lavoro? C'è qualcos'altro che ci può aiutare dei problemi che abbiamo individuato? Non hanno accesso al credito.
Le donne non hanno accesso al credito, quindi non sono informate? No. Non sono informate e quindi non hanno accesso al credito. Funziona come causa-effetto? Se non sono informate non hanno accesso? O sono con cause? C'è qualcos'altro che ci può aiutare? Sì, che non riescono a costruire impresa. Non riescono a costruire impresa. Perché non hanno accesso al credito. Quindi vediamo se così funziona meglio. Quindi non sono informate sulle possibilità di autoimpiego. In più non hanno accesso al credito, non riescono a costruire impresa. Quindi ci stiamo dicendo che queste donne non riescono a costruire impresa, quindi non fanno imprenditoria, non sanno a chi lasciare i figli, non posseggono adeguate competenze, hanno difficoltà a raggiungere il posto di lavoro, sono escluse. Funziona finora? Ogni tanto va riordinato il nostro albero, per essere sicuri che stiamo lavorando. Ok? Ancora? C'è qualche altra cosa che ci aiuta? Un'altra del caso può essere la pressione fiscale troppo elevata. Un'altra con causa, quindi come dire, anche non riescono a fare impresa, ma anche il lavoro dipendente è complesso da attivare perché adeguate. Ugualmente se voi provate a togliere un passaggio, quindi nel caso non abbiate il problema lo aggiungete. Quello che dovete cercare di fare è arrivare alla fine. Anche quando tu chiedi al gruppo, dici: vi sembra che l'analisi a questo punto sia stata esaustiva? Vi sembra che ci sia qualcosa che abbiamo tralasciato? Puoi anche dire: state tranquilli, in qualsiasi momento, se vi viene in mente un'altra criticità che non avete evidenziato, la scriviamo. Quando si è arrivati a un punto in cui con il gruppo si è arrivati a dire: insomma, ci sembra che a questo punto l'analisi sia esaustiva, si tracciano le linee dell'albero. Cosa vuol dire? Che, così come abbiamo detto, dalla causa all'effetto, si tracciano, no, i collegamenti, quindi queste due cause portano a questo effetto. Questa causa porta solo a questo effetto, questa causa porta solo a questo effetto, qui ugualmente hai due cause per un effetto. Stessa cosa, è chiaro che l'albero può avere le forme più diverse, non pensate, cioè a volte hanno andamenti meno lineari. Tutte queste cinque, ok, sono concause di un effetto che è che le donne sono escluse dal mondo del lavoro. Se le donne sono escluse dal mondo del lavoro, i redditi familiari sono bassi, ok? Così si chiude questa fase, dall'analisi dei problemi all'albero dei problemi, gerarchizzazione dei problemi in un diagramma causa-effetto. Va bene? La cosa importante, non chiedetevi quando state facendo l'analisi, l'analisi deve essere libera, deve essere un brainstorming, ok? Voi facilitatori sapete che dovete chiedere approfondimenti in modo da, no, entrare nelle cose, scavare, perché sennò poi, se io avessi tenuto nell'esempio di prima solo questo, quello ti rimane isolato, complesso, chiuso, criptico, perché non l'hai approfondito. Va bene?
Allora, io avrei voluto finire questo pezzo per poi andare direttamente nei gruppi, però abbiamo, siamo andati un po' avanti, quindi ci fermiamo qua. E come riprendiamo? Facciamo rapidamente, perché è molto rapida, il passaggio dal negativo al positivo. Cos'è l'albero dei problemi? È la fotografia, eh? Delle cose che non funzionano. Io ho aperto la finestra sul mondo delle donne del mercato del lavoro in Basilicata e ho visto tutto questo, ok? Quindi, situazione negativa dell'oggi, io cosa devo fare come passaggio successivo? Portarla nella situazione auspicata di domani, futura, positiva. Quello sarà il mio albero degli obiettivi. Cluster, è finito il workshop, ok? Quindi finiamo come riprendiamo solo questo passaggio rapido e andiamo nei gruppi. E sperimentate.